Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato da ITRDD. Io sono Ilaria e di cosa parleremo questa sera? Allora, quello che affrontiamo oggi si propone, diciamo, una chiacchierata con tre fantastici ospiti per inquadrare un po' il mondo e la cultura dei primi arti d'Italia attraverso appunto queste tre esperienze diverse e in qualche modo complementari che risalgono alle radici del movimento in Italia. A intervenire, infatti, abbiamo figure decisive della scena lega, sia in termini di letteratura che in termini partecipativi. Lasciatemi prendere proprio lo scritto di Anna Bolena, una definizione di rave. In inglese significa delirio, fermento, fomento, descrive tutte quelle situazioni di festa e di adunanza sociale dove gli individui condividono insieme sensazioni, desideri e utopie, nel tentativo di trasmettere comunicazione trasversale e orizzontale, diversamente dalle istituzioni e dalle agenzie del sistema. Qualifica lavoro, chiesa, sport e tempo libero, che da sempre si caratterizzano per i loro rapporti interpersonali di tipo gerarchico e autoritario. Quindi, insomma, non stiamo parlando soltanto di un evento musicale, culturale, ma proprio di un sistema che viene viscerato sia dalle esperienze personali che dagli scritti dei nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Buongiorno, buonasera, buonasera Massimo, Ciao, ciao a tutti. mio amatissimo collega, nonché operatore professionale che opera nei servizi alla soglia da quasi 20 anni. Operatore di primissimo progetto Neutrave, progetto di riduzione del danno estremamente penetrativo rispetto al contesto rave. È un uomo di conoscenza estremamente versatile, da quelle più strettamente legate alla riduzione del rischio a quella più socialmente e sociologicamente vicina alle controculture e ai contesti notturni. Qualcuno ci ha scritto che sente molto male, vediamo se migliora un po' adesso la connessione. Non si sente bene. Umac, senti bene? Funziona? Ok, Io pure sento un po', ti sento a scatti. proviamo a fare una cosa. Scusate, ma le questioni tecniche sono sempre Non ti vedo meravigliose. anche a scatti. Proviamo un attimo a fare una cosa. Un po' meglio? Parla. Sì, Ora? meglio. Oddio, sei di nuovo fermato. Come va? Adesso si vede, sì. Ah,
Proviamo così, scusate a tutti se ci sono sempre questioni da un programma all'altro. Allora, la nostra seconda graditissima ospite eccoci qui. Buonasera, Anna. Salve a tutti, ciao. Ok, speriamo, incrociamo le dita. Anna Bolena, figura poliedrica, nonché prima donna ad attivarsi nella scena dei free party, specificamente capitolini. A partire dagli anni 90 inizia a comporre musica elettronica, inoltre a dedicarsi alla stesura di fanzine, che si ripropongono come mezzo di diffondere informazioni sia sulla musica, sia argomentando visionari discorsi rispetto agli stati alterati di coscienza. Appassionata di musica sin da bambina, crea inoltre una delle prime etichette discografiche all'interno dell'ambiente techno underground, Idroscalo Disco. Correggetemi se qualcosa non è specifico. In un ambiente quasi esclusivamente maschile, tra l'altro ci piacerebbe se avanza tempo ci parlassi anche di eventuali situazioni in cui ti sei sentita di dover dimostrare qualcosa di più, diciamo, in quanto donna, inizia a organizzare piccoli party nell'area romana, all'epoca piuttosto di nicchia con poca affluenza, per la diffidenza verso l'elettronica che inizia a penetrare gli ambienti anche politicizzati, in parte grazie a sporadici spazi d'ascolto radiofonici in sedi controinformative. E abbiamo per completare il parterre. Buonasera, Tobia D'Onofrio. Che come Ciao, molti ciao a tutte e tutti, buonasera, ciao. Buonasera. Come molti di noi che sono qui probabilmente lo conoscono per la sua celebre pubblicazione Rave New World, l'ultima controcultura, ma anche grande frequentatore della scena rave italiana negli anni 90, critico musicale, musicista e scrittore. È il famoso Rave New World, un'analisi accurata nonché centrale nella letteratura sul tema per i contenuti della storia dei free party e la loro struttura. Sapere che si è sviluppata e che si sta continuando a sviluppare una letteratura sui free party è essenziale per dare ad essa una dignità, in quanto appunto controcultura a tutti gli effetti e portatrice di peculiarità basate su linguaggi e strutture ben precise, anche al fine di evitare decennali retoriche stigmatizzanti, da cui purtroppo si fa una fatica incredibile a uscire leggendo per esempio anche i giornali come ultimamente. Bene, signori, io darei la parola a Massimo che ci introduce un po' in questo percorso che faremo questa sera, un po' nostalgico, un po' pieno di ricordi personali, ma anche diciamo di generazione. E niente, lascio voi di portarci in questo meraviglioso viaggio. Buon ascolto a tutti. Grazie. 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 Dunque, io mi chiamo Massimo Lazzarino, lavoro nel progetto Nutravel esattamente dall'inizio, dal 2008. Noi effettuiamo interventi di riduzione del danno in contesti di divertimento giovanile che vanno dai rave party ai festival, alle serate in club. Quello che mi interessava fare oggi era un po' un racconto a flash, no? Di ricordi, di situazioni, di cose avvenute che non vogliono assolutamente né descrivere l'intera storia di un movimento che è molto diversificato, molto ramificato, che ha una storia molto complessa. E poi parlare un po' dal mio punto di vista che cosa spinge le persone ad andare a un free party e qual è un po' la missione di un progetto come il nostro, che fin da subito ha scelto comunque di investire sui giovani, su persone che comunque avevano linguaggi e le conoscenze di queste realtà, che potevano così, creare quei legami, avere quelle porte di accesso in mondi che all'inizio potevano sembrare per un progetto della regione Piemonte, inaccessibili. Cioè, è stato per noi molto più accessibile forse il free party che non un contesto da clubbing. Vorrei partire con due provocazioni. Ci sono delle frasi che accompagnano un po' il movimento delle feste, no? Dei free party, diciamo. Una è non ci sono più le feste di una volta, e un'altra è una volta era techno.
Sono due frasi che però secondo me appiattiscono e impoveriscono il discorso, cioè non ci sono più i rave una volta, io lo sento dalla fine degli anni 90 almeno, ma credo che chiunque rifletta sul movimento, sulla vita di un movimento, possa pensare che nel continuare a vivere e esistere vada incontro a dei cambiamenti, positivi o negativi che siano, che ci piacciono o no, ma questi cambiamenti fanno parte dell'evoluzione. È insito nel cambiamento il sopravvivere. Se il rave fosse rimasto cristallizzato in quello che era nei primi anni 90, molto probabilmente sarebbe morto. È un po' come il turista che si aspetta, andando in Africa, di ritrovare la cultura che descrivevano i primi antropologi. Le cose cambiano, evolvono, che ci piaccia o no. Dire che è tecno, spesso ci si riferisce con la parola tecno, non la techno che c'era all'inizio, che era un frullato di generi musicali sotto questo battito continuo, ma la tribe, che era un sottogenere di un momento. Il free party fin da sempre si è contraddistinto per il fatto di essere un calderone che ha assorbito nel tempo tutti i generi musicali, li ha frullati, li ha mischiati, ha creato un qualcosa di unico, perché certe volte noi quando andavamo alle feste, soprattutto di giorno, diciamo, ma questo che genere è? Non lo sapevamo neanche noi di finire. Perché allora a questo punto potrei dire il rave era drum and bass, no? Perché a un certo punto il rave fu inondato di drum and bass, ma fu un periodo a cavallo tra gli anni 2000, ad esempio. I ricordi che io ho iniziano nel 1995. Siamo alla Lega dei Furiosi, quindi in centro Torino, perché all'inizio le feste avvenivano in città. I test department, quindi non i Spiral Tribe, le sound francesi o che sono arrivate, ma un collettivo inglese di artisti a 360 gradi che portarono uno spettacolo etnico, elettronico, industriale, dove una musica con influenze tribali, etniche, africane, no? Primordiali, veniva accompagnata dal suonare, ad esempio, bidoni flessibili, c'erano spettacoli, luci ovunque, in questo ambiente che per me era nuovissimo, cioè nel senso andare alla Lega dei Furiosi, che vuol dire il lato sinistro dei Murazzi, quelli non con i club, ma quelli con la parte abbandonata, con la puzza della muffa, no? Sotto i palazzi della Torino Bene, è stata un'esperienza comunque... per me molto, molto totalizzante, molto particolare, dove si incontravano la musica etnica con la musica industriale. Al bar ti vendevano una cosa che chiamavano beveroni. Io non l'ho presi perché costava 5.000 lire ai tempi. Comprai le birre e pensai, ma chissà che è sto beverone, costa 5.000 lire. Però sai, nel contesto delle feste si scambia le cose, si sorseggia, Alla fine, quando tornai a casa, mi dissero, sentivo i miei amici che dicevano, ma hai visto, quei beveroni erano veramente intrippati. E io chiesi, ma cosa voleva dire intrippati? Che dentro comunque non c'è solo l'alcol. Quindi era come se ci fossero delle pozioni magiche per aprire i sensi dell'alterazione. Come facevamo a arrivare ai rave? All'inizio c'era Via Po, che era tappezzata di tutto, i flyer, tutte le locandine, di tutto quello che avveniva in Torino, legale e illegale, e lì venivano appiccicate anche i flyer delle feste. Oppure, se tu frequentavi l'università, arrivavano le sound, o chi delle sound, amici delle sound, ti davano il volantino a mano, il flyer. Su questo flyer c'era scritto il meeting point che tu dovevi raggiungere, e lì ti spiegavano esattamente come fare a raggiungere la festa. Su questi flyer c'erano frattali, immagini, quasi sempre in bianco e nero, autoprodotti, tagliati a mano, quindi sgambi, non proprio perfetti come quelli da clubbing. Poi c'era la radio Blackout diceva, stasera c'è la festa, Lega dei Furiosi, di qua e di là. Oppure i centri sociali, che qua a Torino comunque ospitarono e furono comunque promotori di questo movimento. Se a un certo punto al meeting point arrivavi, e non trovavi più nessuno e la cartina era stata strappata, andavi in un centro sociale e ti sapevano dire dov'era la festa. Come ho già accennato, sì, ci sono le sound che arrivarono, ma prima delle sound comunque ci furono i collettivi. Io penso agli Edisha Boom, ci furono delle realtà, no? Come Dea, Easy Drop, che già iniziavano a fare i rave prima
di quando arrivavano le sound. Ci furono i centri sociali, io penso all'Onda, al Prinz Eugen, che captarono il bisogno di creare un momento di aggregazione libero e lontano dal circuito dei club. Torino era piena di fabbriche dove poter celebrare la morte della società industriale, potersi riappropriare di quegli spazi di vita lavorativa passati, ridando però a loro un nuovo significato aggregativo di liberazione festale, di ricerca del piacere. All'interno di questi eventi potevano esserci però anche concerti punk, concerti greencore, jam di pop, oppure nello stesso rave, nello stesso free party potevano convivere un sound, tra virgolette, rave e un sound goa. Non c'erano regole, tutto era molto libero e spontaneo. Ciò che colpiva era l'ambientazione, alla Mad Max, in questi fabbriconi abbandonati, no? Però c'erano anche già i rave all'aperto. Ciò che ci colpì di più fu il muro di casse, che era come un altare, no? Una piramide, uno ziggurat, un bastione di un castello, il muro del pianto, ognuno aveva una sua visione. E quella musica, come dicevo, frullava tutto, cioè tutte le influenze sonore, i suoni, i rumori, venivano sminuzzati e frullati in un unico flusso sonoro che serviva a farti ballare, a farti andare in trance, a farti un po' dimenticare tutto. E era una musica che ti prendeva dallo stomaco e ti portava verso il muro, ti trascinava proprio verso il muro di casse, era irresistibile e non potevi stare lì. E per tanti di noi era a genere, non aveva un genere ben definito, ma era un melting pot di influenze sonore. C'era questa dimensione rituale, andavi al meeting point, poi dovevi cercare il posto, entravi in questo non luogo, vivevi queste esperienze in una dimensione parallela, ridefinivi le relazioni con le persone, aumentava la percezione, la soglia di attenzione. Il ballo era vissuto in un contesto comunque comunitario, era un rito di trance, poi c'era l'uscita e il ritorno alla normalità. E per noi era come se a un certo punto il passato e il futuro si fossero accartocciati in un eterno presente, dove una ritualità tribale arcaica fosse proiettata in un futuro prossimo, vicino a noi, di fine di mondo, dove le persone sulle rovine del vecchio mondo si incontravano e ballavano. Era come se la domenica, in un futuro prossimo, non si andasse più a messa, non si andasse più a prendere il caffè, ma ci si incontrasse sulle rovine per ballare. Per le forze dell'ordine e per la gente comune eravamo un'entità incomprensibile e non capendo, finché gli eventi rimanevano di piccole dimensioni, ci lasciavano stare. Sapevamo di vivere una rivoluzione, ma ciò che ci interessava era solo viverla. E se possibile raccontarla, anche se poi realmente chi non l'aveva incontrata, questa realtà non riusciva a capire. Ma noi che c'eravamo stati, spesso per giorni, giorni, forse anche settimane, dopo le feste, quando ci incontravamo parlavamo solo di quello. Io ho flashato, a un certo punto iniziai a fotocopiare i flyer e li appendevo in qualche cabina del telefono a Pinerolo, perché io non vivevo a Torino, a Pinerolo. Per me quello era come se fosse un gate, no? Una porta che apriva alla dimensione parallela. Chi aveva la curiosità poteva approfondire, chi vedeva questa roba e diceva ma che è? Non approfondiva naturalmente. Il primo Technival fu a Bologna nel 97, sound storico, coupé, Facom, Netto 23, Allstad. Perché a Bologna? Perché comunque a un certo punto il viaggio, oltre ad essere mentale, doveva essere fisico, perché comunque il movimento rave è un movimento che si sposta. Fu un viaggio all'interno della storia dell'uomo, ma già c'era qualcosa che non andava. C'era troppa gente, le forze dell'ordine bloccarono l'entrata per ore e ore. Nel capannone scorsi un banchetto che analizzava le sostanze, e a fianco un altro che vendeva le smart drug, cioè ai tempi c'erano le sostanze legali che venivano vendute anche negli smart shop che simulavano gli effetti delle droghe illegali. C'era già lo spazio, lo spaccio, mentre invece all'inizio non c'era spaccio, cioè se tu non conoscevi le sostanze non le trovavi, dovevi avere i ganci giusti. Invece già a Bologna 97 c'era già lo spaccio, il mercato, erano entrate le droghe dell'io, l'eroina, la cocaina, la chetamina,
stavano comunque facendo competizione con quelle del NOI, l'MDMA, gli acidi. Poi passiamo al 99, la festa come guerra. Ho due esempi. Uno sono gli Heretic, che fecero una festa qui in Corso Umbria, dove adesso c'è il Parco Dora. Questa fabbrica non c'era tanta gente, con una ciminiera quasi da complesso nucleare. Io percepì, noi percepimmo proprio l'idea di trincea. C'era questo muro che vomitava mostri, che erano i mostri della società, ma erano anche i mostri che avevamo noi dentro. E noi ballando, pestando i piedi, marciavamo tutti insieme in trincea, combattevamo questi mostri, quelli della società, ma quelli che c'erano anche dentro di noi. E così ci liberammo. E infatti quando uscimmo la sensazione fu quella di essere molto, ma molto più leggeri. 99, Technival, New Year's Eve in Francia, il muro dei Lego, sound austriaca, con un'enorme l'enorme scritta di Emergency che troneggiava sopra il bar a fianco al sound. La guerra era entrata nelle feste. La morte delle persone alle guerre che le nostre società finanziavano era entrata nelle feste, ma perché la morte era entrata nelle feste? Non a quella festa lì, ma delle feste prima ci furono le prime morti ai rave party. Fu comunque una città, mondi su mondi ricreati in questo gigantesco complesso industriale che era un ex aeroporto e un ex interporto dell'Intermarché abbandonato. C'era un gigantesco tendone da circo fuori e da un'altra parte un castello gonfiabile dove i bambini giocavano dentro. Una scritta troneggiava dentro questo gigantesco capannone, Global Movement. Però già le cose si stavano scurendo molto. Entriamo nel nuovo millennio, si perse il colore, si perse il valore. Le persone iniziarono a far uso di chetamina intramuscolo. Lo chiamiamo il periodo degli zombie. Le persone iniziarono a rubare all'interno del contesto. Non si condivideva, ma si rubava, ma anzi, si drogavano i partecipanti, si aspettava che collassassero per rubargli tutto. Era il periodo degli asciugoni, come li chiamavamo noi. Non ti compravi più il mezzo perché volevi vivere come un traveler ai bordi della società viaggiando, ma ti compravi il mezzo perché così dove potevi fare piazza e spacciare, perché faceva figo avere il mezzo grosso e potevi spacciare alle feste. Le sound storiche pian piano abbandonarono la scena. Non valeva più rischiare per chi? Per dei drogati, per della gente, solo che poi alla fine gli interessava fare soldi. Le feste si ridussero così a un covo di maschi vestiti come sacchi di patate, tutti scuri, muri di casse nere, poche deco, musica dozzinale e violenta. Questo non vuol dire che però tutto era così. No, c'erano anche delle altre realtà, nuove realtà che stavano nascendo, vecchie realtà che si stavano unendo. Penso alla Sun Conspiracy, che anche loro comunque hanno la sua festa, ebbero un morto. Però per me la Sun Conspiracy era il punto massimo del melting pot sonoro. Penso ai Dropping Caravan, ai nostri Kernel Panic, che decisero di partire verso il Sud America alla ricerca di colore e tribalismo. Penso ai Tomahawk, alla Yacht Records, ai loro viaggi in Asia, alle contaminazioni con le culture orientali. A metà 2000, fine 2000, c'è una nuova era. Quella che i trackers definiscono New School Rave, e allora leggo comunque sempre Dropping Caravan, Kernel Panic, i Sono Pirate Unit. Nascono nuove sound giovani, Revolt 99, Untraveled Ground, Mad Factory, Labyrinth. C'è di nuovo un investimento nell'arte, fanzine, serigrafia, drop, sculture, visual, che erano cose del passato, ma migliorate con le nuove tecnologie. La techno, con la K, solo la notte. Vennero ripresi vecchi generi musicali che già venivano passati alle feste, quindi la techno CH, la house, l'electro, il breakbeat, ma anche nuovi generi più legati al mondo del clubbing, la tech house, la fidget. C'era voglia di calore, voglia di umanità. Più che marciare, c'era voglia di sculettare. Una festa per me fu importante ed era il Dirty Groove, la
dei trackers, sono pirata a Travel Ground 2009, Piemonte, siamo sulle rive di un fiume, un enorme coniglio pagliaccio era al centro del dance floor, con al centro una ruota che mandava luce, ma che di giorno era una ruota di specchi, un bar fatto a ragno, formiche robot sui camion, alieni che tenevano i sacchi della spazzatura, tantissimi camion e pullman, il bisogno comunque di una vita nomade sui mezzi, a contatto con la natura. Una festa più che fatta di battiti, una festa fatta di groove. E andiamo avanti, 2010, il signore dei pupazzi, Kernel Panic Circus Alien a Treia nelle Marche, in un paesaggio da Lonely Planet, un paese del Medioevo, sulle colline, questi tramonti spettacolari, questo gigantesco complesso di fabbriche ottocentesche, dove c'era un camino fatto di una ciminiera fatta di mattoni rossi. Era una fabbrica che produceva artigianalmente mattonelle e robe di ceramica, diventata molto famosa, ma come tutto il resto delle cose, svenduta, fallita, andata al macero e così abbandonata, no? Tutto era decorato da drop, tutta la fabbrica era decorata da drop, facce che cadevano dal tetto. Sopra il muro c'era questo enorme disegno con una marionetta che muoveva dei pupazzi. La marionetta per me era i politici, le istituzioni. Noi eravamo i pupazzi che venivamo manipolati. Sopra il sound c'era un altro pupazzo che a un certo punto nella notte prese vita e come un'enorme marionetta iniziò a ballare tra la gente per liberarci. Perché quel pupazzo, un po' come, io l'ho visto come un po' i dragoni della cultura cinese, no? Era segno di forza, di dignità. Per me fu la festa dove tutti venimmo liberati dal sound, dalle catene della società. Il Polipo, 2011, due feste, Meeting Rave, Kernel Panic, Trackers, Sono Pirate Unit, Urban Chaos, qui in Piemonte, Papal de Valium in Francia, sud della Francia, Trackers, Sono Pirate, No System. C'era un enorme piovra, un enorme polipo fatto di pezzi di scarto. Il centro, il suo cuore, era una betoniera, troneggiava su questi giganteschi muri. Era il movimento che, come un polpo, allargava i suoi tentacoli per catturare migliaia di partecipanti, per portarli in mezzo alla natura, a disperdersi, lontano dal tutto, lontano dalla società, per officiare questo rito di festa e poi scomparire nel nulla. Milioni, migliaia di persone lasciavano il posto così come lo avevano trovato. Su un camion c'era una pistola, ma al posto della canna c'era un megafono. La musica era il nostro messaggio. 2014, da Tecno Sombrero Connection. Sound vecchie e nuove, italiane e francesi, si riuniscono anche qui sulle rive di un fiume, per la festa della liberazione. Siamo in Italia, in Piemonte sempre, tempo 2 ore che erano partite le infoline, migliaia di persone si erano catapultate sul posto, le forze dell'ordine hanno bloccato più uscite dell'autostrada, ma non sono riuscite a fermare questo fiume immenso di macchine, camion, furgoni, camper. Penso che ci fossero 6-7 mila persone, migliaia e migliaia di persone su questa spiaggia, per ritrovarsi davanti a questo muro con sopra un teschio messicano che un po' ricordava il Dia de la Muertos, una festa a tema messicano, il bar a sombrero, ma una festa che voleva ricordare le morti forse della liberazione, le morti dei messicani che attraversano il confine per cercare l'Eldorado, le morti che abbiamo avuto noi nelle feste dovute a incidenti, non lo so, comunque era una celebrazione festale, divisa in due momenti. La festa fu una notte e un giorno sole caldo, una notte e un giorno pioggia. Fu un intervento difficilissimo per noi, Elisa qui davanti a me ride, sommersi dall'acqua, cillato che galleggiava, l'impianto elettrico è saltato, il camper bloccato nel fango, fango fino ai capelli, ma nonostante tutto il muro sempre stracolmo di gente che ballava. Per me fu la nostra Woodstock. 2016, la decade dei Labyrinths, sempre in Piemonte,
Io ero un po' titubante, dicevo, insomma, tutti questi stranieri che arriveranno conviveranno bene con gli italiani, ci saranno scontri perché anche io ho il pregiudizio l'italiano che sporca, l'italiano che non pulisce. Invece per una settimana abbiamo espresso il meglio che il movimento poteva esprimere. Una città di 15.000 persone che per una settimana si è autogestita, ha vissuto e ha creato dei dance floor che erano spettacolari, veri e propri mondi con visual di 20 metri, alcune macchine futuristiche dove all'interno c'era inserita la console, pile di bidoni di acqua che venivano di notte illuminati come un gioco del Tetris, no? Sopra quasi tutti i sound, dei tubi di acqua che davano un po' di frescura alle persone perché era Ferragosto. Strane moto giravano per le strade, una città che per una settimana si è saputa autogestire. Bordelle 23, 2016, Molise, una cattedrale nel deserto. Il Bordelle 23 è una festa che avviene ogni tot anni, vuole essere un po' la celebrazione, un po' la ripresa del quel facciamo un po' di rumore per farci sentire. Festa fatta da sound molto vecchie e sound anche di seconda e terza generazione. C'era un po' tutta la storia del rave. In una cattedrale nel deserto del sud Italia, una fabbrica gigantesca, abbandonata, lo spreco, c'erano le gru, quelle tipo quelle da porto, abbandonate lì. Cioè, dici, ma come? A fianco altri capannoni industriali che non erano neanche stati finiti di costruire. Un robot che sputava fuoco ci difendeva. Le visual sulle tre pareti, no? Della fabbrica, quindi circondati da visual. Vedemmo passare i giorni davanti a un finestrone che c'era sopra al muro. Vedevamo il cielo cambiare colore e noi lì dentro a celebrare sui fallimenti della società la nostra festa. 2018, compleanno dei Kernel qua a Torino, dei Kernel Panic, gigantesco complesso industriale alle porte di Torino, quindi si torna alle porte della città, complesso industriale che adesso per metà è diventato la sede di un'impresa logistica, quindi non è più abbandonato. Hanno 1.000 progetti, niente è andato in porto da appartamenti, luoghi di culturali, e quello che è andato in porto è la logistica. Un aereo appeso al soffitto che sparava fuoco dove c'erano le eliche. Quell'aereo per me era come se difendesse tutta la folla, è rimasto lì appeso per giorni, mai è successo niente. Lo spettacolo dei Thymutoid, fuoco, installazioni, lo spettacolo circense dei Circules, migliaia e migliaia di persone anche qui che non hanno vissuto il loro momento festale ai bordi di nuovo della città, facendosi notare. Così andiamo avanti, passando per feste in Marocco, nel deserto del Sahara, in Sri Lanka, in Colombia, sulle sponde del lago in provincia di Trapani. Arriviamo alla pandemia. La pandemia ha distrutto l'aggregazione. Arriviamo al 2021 e io ero titubante che comunque non si sapesse più fare festa. La gente non sapesse più riuscire a far festa, magari dopo anni di privazione, no? Chiusi in casa, i primi consumi, le prime morti. E invece no, siamo riusciti a inanellare una sequenza di feste pazzesche: il Bordelle 23, lo Space Travel, l'Albaniatek, il compleanno dei rave. Hanno vinto la creatività, il sapere stare insieme, l'arte, la musica, la ricerca del posto, la folla, la gestione degli spazi. Il passato e il futuro che continuano a vivere in un eterno presente. C'è un'immagine che per me è simbolo di questo: lo Space Traveler, due ragazzi che giocano a scacchi davanti al muro, cioè un po' più spostati, ma con visuale il muro di casse. Quell'immagine a me ha ricordato un'immagine di tantissimi anni fa, ovvero dei ragazzi che giocavano al calcio balilla davanti al muro di casse. Non esistono le feste di una volta, questo è vero, ma il contenitore, il contenuto è sempre lo stesso. Ciò che è cambiato è il modo di giocare e i giocatori. Ma ci chiediamo perché la gente va a un free party? Perché fa 700 km per andare a ficcarsi in mezzo alle montagne, ad esempio, sull'Appennino?
non è solo per la droga, e non è per la droga, perché comunque se tu volessi le sostanze le compreresti su internet con una qualità migliore, non ti faresti 700 km in macchina a vivere situazioni comunque estreme, perché un rave è anche una situazione estrema: caldo, pioggia, freddo, dormi male, 5 in macchina schiacciati. Si va perché è un rito di partecipazione che avviene in un luogo altro, diverso dalla quotidianità. C'è bisogno di staccare, è un rito di passaggio, è un momento di rottura, è un momento straordinario dove ci si può anche trasformare. Il massimo momento di libertà, di espressione della propria interiorità, delle mille sfaccettature che ci caratterizzano e che magari nella società normale non riusciamo a esprimerle. Si va per conoscere, per stare insieme, per creare nuovi legami, per creare e sperimentare nuovi modi di stare insieme. Nascono nuove amicizie, a volte nascono amori. Si coltivano le amicizie di evento in evento e poi anche sui social. Si va per la musica. La musica è espressione di emozioni, è passione, è gusto. La musica rappresenta l'immaginario interiore e esteriore. Abbiamo questo battito della cassa che è il battito del nostro cuore. Noi ci sintonizziamo, è il battito primordiale della vita. Il battito della cassa è come il battito dei tamburi. Un battito, un suono ipnotico che ti manda comunque in trance. Musica, ma anche ballo. Sono cose che hanno accompagnato da sempre la storia dell'uomo. Sotto il muro di casse vince il non verbale, il corpo è il luogo del linguaggio, tatuaggi, piercing, movimenti, gesti. Attraverso il ballo si entra in sintonia con la musica, col proprio corpo, ma attraverso il ballo ci si connette a tutti gli altri, si entra in sintonia con la folla danzante in un rito comunitario che serve a liberarci dai ritmi della società, dallo stress, dalle fatiche, dalle frustrazioni. A volte sembra di vedere un mare che ondeggia, un mare di corpi unito sotto un muro di casse. È un ballo di purificazione. E poi certo, ci sono anche le sostanze. Ballo, musica, sostanze. Le sostanze sono catalizzatori di energie, ci aiutano a sopportare la fatica, rompono le catene dei condizionamenti, ci fanno vivere più in profondità le emozioni, ci danno l'empatia, cioè ci fanno entrare più facilmente in sintonia con gli altri, con la musica e con l'esterno. Aiutano a vivere gli stati modificati di coscienza e a entrare più facilmente in uno stato di trance. Musica, quindi, più ballo, più sostanze, servono a farci vivere un'esperienza psichedelica di stato modificato di coscienza dentro un rito comunitario di trance che ci arricchisce personalmente, spiritualmente, e ci dà benessere psicofisico. Ecco perché all'inizio le sostanze uniche accettate erano empatogeni, entantogeni e allucinogeni. È necessario essere disposti a fare questo viaggio, ma è necessario che ci siano anche dispositivi, e le sostanze non sono l'unico dispositivo, c'è anche la musica, il luogo, il ballo, la folla, la situazione altra. L'uso, affinché non sfoci nell'abuso, nelle feste ci devono essere tante cose, ci deve essere cultura, altre espressività, decorazione, cioè allestimento di un set in particolare, la scelta del luogo, il dance floor, no? Che catturi luci, drop, visual, la musica, un traghettatore che attraverso la musica ci rapisca e ci spinga a lasciarci andare, a scioglierci nella folla. Ma anche la parte politica, quindi la valorizzazione dello stile di vita alternativo, l'autoproduzione, l'artigianato, i prodotti fatti a mano, unici e non seriali, il fatto di creare un qualcosa che sia in antitesi con la società, no? Un nuovo modo di stare insieme. Più il party ricco di tutto questo, più la persona contestualizzerà il suo consumo al viversi questa esperienza in profondità, in modo partecipato, in condivisione, alla ricerca del benessere personale e collettivo. Secondo me un progetto di riduzione del danno deve parlare sì di sostanze, ma anche, e quindi interrogare il consumo, le problematiche che può portare, a portare i principi e le pratiche di riduzione del danno, dare strumenti che aumentino la consapevolezza al consumo, quindi il drug checking, ma deve far emergere e dare attenzione anche a tutte le ricchezze presenti nel contesto e le ricchezze che ti porta a fare un'esperienza di questo tipo. Se noi parlassimo solo di droga, ci renderemo complici di quell'attitudine semplicistica
che vuol vedere solo quelle in questo mondo, mentre invece in questo mondo ci sono mille cose, come ho descritto. La nostra missione è quella, infatti, di fare un discorso più complesso, aumentare il livello di coscienza rispetto alle ricchezze insite in questi mondi e inoltre porre dei dubbi, no? Indagare se la persona è pronta a affrontare questo uso di sostanze ritualizzate in questo contesto così particolare. Se ha voglia di farlo, ma tu hai scelto, hai capito che musica verrà proposta in questa festa, è quella che ti piace, sei venuto con le persone giuste, hai un'attitudine giusta, ti sei preparato, hai portato le cose giuste per poter stare qui dei giorni giorni. Dobbiamo tramandare storie, contenuti, interessi, punti di vista, ma anche dubbi e domande. Dobbiamo impegnarci anche a proteggere questi eventi e le ricchezze espressivo-culturali dall'essere fagocitati da una vena consumistica. Sottolineare quindi il valore del dove, del come, del con chi, che non può essere riprodotto sempre tutti i weekend e non tutti sono bravi a riprodurle nello stesso modo. Poi ognuno ha i propri gusti, i propri vissuti esperienziali, però è importante che questo evento, se viene vissuto in profondità, si deve capire che non può essere vissuto tutti i weekend, perché sennò perde la magia, no? Una festa è intensa e deve avere il tempo di essere sedimentata dentro se stessi. Non può essere riprodotta con la stessa intensità la settimana dopo. Bisogna saper mettere quella sana pausa che serve affinché quell'esperienza altra, quindi, entri dentro di noi e ci porti quella ricchezza di flusso di vita. La routine porta alla perdita del valore intrinseco e quindi alla morte. Bisogna essere preparati e prepararsi a accettare questo. E essere preparati a affrontare anche il dopo, il ritorno all'ordinario, quindi il trasformare questo vissuto in uno strumento di sopravvivenza all'ordinario. La festa è sì gioco, ma è anche uno strumento di sopravvivenza alle brutture del quotidiano, perché la festa è vita. Grande Max. Posso dire io un paio di cose? Siccome tu hai fatto un excursus molto preciso a livello cronologico, storico, mi volevo ricollegare soprattutto all'inizio degli anni 90, e cioè poco prima che cominciai, insomma, l'avventura dei rave a Roma. Venivo insomma dalle occupazioni dell'università, dal famoso movimento della Pantera, che comunque coinvolse tutta quanta l'Italia, insomma fu un movimento anche abbastanza importante, che almeno nella sua fase, diciamo, di picco è durato un paio d'anni. Dopodiché sono rimaste occupate alcune salette nelle varie università, si è continuato comunque a fare un discorso abbastanza radicale contro le privatizzazioni. Tra l'altro, proprio questi giorni finivo di guardare il famoso processo Cusani, che è proprio del 92, anzi in realtà il processo è del 94, però gli avvenimenti, cioè come dire, Mani Pulite comincia proprio nel 92, e quindi ho trovato anche dei, come dire, un po' di, nel senso che noi stavamo là a occupare l'università, non volevamo le privatizzazioni, e poi a livello istituzionale in realtà c'è stato, cioè quello è stato il processo dove i privati hanno messo mano ai soldi pubblici, insomma un po' per inguapparseli, insomma per rubarli, no? Quindi comunque in realtà anche quello è stato un periodo storico estremamente importante, quello dei primissimi anni 90. E nonostante io stavo lontana, diciamo, cioè nel senso non ascoltavo la musica elettronica, non ero così appassionata di musica elettronica, mi piacevano altri generi, che poi infatti mi hanno sempre un po' accompagnato anche nelle mie selezioni di musica elettronica. Da lì ho iniziato a conoscere, insomma, un po' tutto il movimento extraparlamentare romano, e quindi dall'autonomia operaia fino alle sedi anarchiche, passando per i centri sociali, i comitati di quartiere, eccetera. E l'organizzazione degli eventi legata alla musica, in realtà io l'avevo già, come dire, vissuta in maniera anche abbastanza radicale e anche continuata, perché diciamo che quasi ogni fine settimana si organizzavano degli eventi per autofinanziamento, sia perché
c'era la necessità di pagare gli avvocati nel caso in cui alcuni compagni erano incappati in storie di repressione, sia perché comunque avevamo dei posti che dovevamo finanziare, cioè nel senso o il centro sociale era occupato e quindi in qualche maniera serviva anche sempre per organizzare altri eventi, eccetera, oppure come nel mio caso io frequentavo il circolo culturale anarchico controcultura al Pigneto e noi pagavamo comunque l'affitto. Quindi si viveva anche questo, come dire, questo iato, no? Tra il privato, il pubblico, tra il legale e l'illegale. E anche quando si andava nei cortei, anche i cortei venivano finanziati con questi eventi e la musica ovviamente era ben diversa. Quando poi ho cominciato io a conoscere musicisti e DJ che cominciavano anche con alcune trasmissioni radiofonica, Radio Onda Rossa con la Tecno, mi ricordo che cominciai ad andare ai primissimi rave, eravamo pochissime persone, veramente pochissime, 40-50 persone, sempre in periferia, a Roma, tutto illegale, eccetera. E purtroppo devo dire che a differenza di voi lì a Torino, che io un po' la scena di Torino la conoscevo, perché la conoscevo? Perché con i compagni anarchici avevamo un pacchetto di libri, quindi noi abbiamo distribuito molte, come dire, un po' tutte qua, dalla Nautilus fino ad altre case editrici, che appunto già in quegli anni parlavano di liberalizzazione delle sostanze, che era comunque un discorso estremamente avanzato, perché a parte la questione della legalizzazione delle sostanze leggere, c'erano invece, come dire, studiosi, ma anche attivisti che invece proponevano la liberalizzazione. Io mi appassionai anche a queste tematiche. Quindi, voi anche perché avendo studiato psicologia, insomma, comunque anche alcuni esami mi serviva anche approfondire questo tema. E mi ricordo anche che quei libri erano anche estremamente, erano molto belli perché erano molto colorati, eccetera, e noi li vendevamo, quindi io insomma c'ho anche nella mia libreria un po' queste edizioni super interessanti e anche un po' controverse perché l'argomento non era così trattato tra i compagni. Cioè, nel senso che comunque anche nell'ambiente, diciamo, sia dei Volsci che dell'anarchico centri sociali, magari si beveva, c'era l'alcol, si facevano le canne. L'eroina, la cocaina non si potevano neanche nominare, nonostante c'erano compagni che erano già dipendenti da queste sostanze. E di fatto le canne erano tollerate, eccetera. Quando cominciarono i primi, insomma, i primi compagni e le compagne che andavano ai rave, a questi piccoli eventi che si organizzavano, ovviamente iniziarono anche a girare le sostanze empatogene. Quindi le prime pasticche, qualche micropunta, gli acidi, eccetera. E quindi lì è iniziato un po' il discorso, cioè abbiamo cominciato ad affrontare questo tipo di problematica, chiamiamola problematica, diciamo questa nuova esperienza, che all'inizio trovò naturalmente fu contrastata, e fu contrastata anche a livello economico, anche a livello di costi. Io ricordo che, insomma, rispetto agli che sono gli anni 80 si andava in discoteca, le pasticche costavano 100.000 lire, 80.000 lire. A Roma all'inizio degli anni 90 la pasticca costavano 50 e mi ricordo che invece all'interno dei centri sociali ci furono delle persone che venivano dalla periferia romana, i cosiddetti ragazzetti coatti, anche un po' filo fascistoidi, insomma era un po' misto l'ambiente, che stabilirono un prezzo popolare. Quindi le pasticche iniziarono a venderle a 25.000 lire. Questa è una cosa che fu rivoluzionaria all'interno della scena, perché abbatté i costi e ovviamente aumentò anche il consumo, giusto? Perché è chiaro che nel momento in cui le cose iniziano a costare di meno, vengono usate di più, vengono consumate di più. Questo è un discorso abbastanza logico, diciamo, nel nostro sistema capitalistico. E questo tipo di esperienza, però, a differenza di Torino, dove tu giustamente dicevi, ah sì, comunque la musica, c'erano tanti tipi di musica, convivevano insieme, è stato tutto estremamente molto rivoluzionario, ha aperto le menti a tante persone, era un altro modo di stare insieme. A Roma purtroppo non è stato così. Cioè, i primissimi anni, quindi ti parlo del 93, 94, 95, fino al 95 anche ancora, c'erano tantissimi compagni e compagne che erano assolutamente contrari al fatto che si suonasse la musica techno dentro gli spazi sociali e che qui con conseguente
estetica, gusti musicali, eccetera, ma anche naturalmente anche con l'utilizzo di altre sostanze che fino allora forse non c'erano, o se venivano usate in maniera un po' più nascosta, mettiamola così. Comunque la musica techno è stata vista a Roma come qualcosa di molto sospetto all'interno degli spazi sociali. Tant'è vero che alcuni di noi furono anche schiaffeggiati, cioè abbiamo avuto anche dei momenti di possibili risse, insomma, c'è stato veramente un contrasto molto forte, anche con picchi di aggressività e anche di incomunicabilità in realtà, perché fu messo proprio un muro da parte di alcuni compagni, magari un po' più grandicelli, erano completamente contrari. Perché questo? Perché a Roma c'è stato il cosiddetto fenomeno dei rave commerciali che è cominciato verso il 90, 89, 90, 91, ai quali io non ho partecipato. E questa cosa viene raccontata abbastanza bene anche su questi documentari che sono usciti adesso, Last Rave, Roma Illegale, eccetera. Alcuni di questi compagni invece avevano questa esperienza. Quindi quando poi è finito il momento dei rave commerciali e i musicisti sono ritornati nel loro studio a fare musica, è stato proprio il momento in cui è cominciato invece il fenomeno dei rave illegali. Però i compagni che conoscevano queste, che avevano sentito parlare di queste esperienze, magari avevano letto degli articoli su giornali cittadini e anche nazionali, dove comunque succedevano le risse, dove comunque ci stavano i fascisti che facevano il saluto romano, eccetera, eccetera, ovviamente avevano dei grossissimi pregiudizi in merito. Quindi è stato molto difficile all'inizio riuscire a convincere, diciamo, questo zoccolo duro dei compagni all'interno degli spazi sociali, che comunque la musica techno non aveva niente a che vedere con movimenti fascisti. Cioè è stato solamente come dire, un momento storico romano, cioè a Roma si è creata questa sinergia all'interno delle discoteche, ma ovviamente la musica non c'entrava niente. Cioè poteva anche succedere con altri generi musicali. È capitato con la musica techno perché ovviamente all'epoca nelle discoteche ci fu questo cosiddetto Sound of Rome che fu molto rivoluzionario. Quindi diversi musicisti portarono come DJ queste nuove sonorità da Detroit, dall'Inghilterra, eccetera, e svilupparono accanto a questo il cosiddetto suono di Roma. Se all'epoca nelle discoteche ci andavano i fasci, detto papale papale, non è che era colpa nostra, insomma, noi in realtà ci rifacevamo sia la musica, ma sia la tradizione, diciamo un po' più antica, un po' più vetusta degli inglesi, ma anche rifacendosi, avendo studiato anche gli stati alterati di coscienza. Io ricordo che queste cose le ho studiate, in America ci furono i Grateful Dead, no? Che sono stati quelli che hanno sperimentato i primi free party con gli acid test. Poi tu parlavi ad esempio dei test department, no? Noi abbiamo organizzato i test department a Roma, mi pare che erano il 95, mi pare che tu hai detto, era il 95, Sì, giusto? noi dicembre 95. Esatto, voi l'avete organizzato su al nord, noi l'abbiamo organizzato a Roma. E quello è stato effettivamente a livello musicale un momento estremamente importante, perché sia perché i test department sono inglesi e quindi vengono dall'esperienza, sia l'esperienza dei club, degli house club, no? Dei posti dove si suonava le acid house, che poi si è, come dire, spostata nei grossi eventi, nei grossi rave, che poi sono stati criminalizzati, come sappiamo, non ripetiamo sempre le stesse cose, tanto queste cose si sanno, però è così, no? Cioè, come dire, questo grosso movimento che c'è stato all'interno delle discoteche inglesi si è poi trasferito all'esterno. Con conseguenza poi del fatto che molte di queste, la prima tribe che è venuta a trovare noi furono gli Spiral Tribe, con i quali ci furono anche degli episodi non particolarmente carini. Non è stato molto carino l'incontro con gli Spiral Tribe, ma questa è cosa nota, credo, che cosa che poi dopo è rientrata nel tempo, ovviamente, e che comunque in qualche maniera ci ha portato come dire, il mescolamento, no, della musica di cui tu parlavi. Che è stato ovviamente importante questo, perché è vero che la musica techno ha comunque le cui sonorità sono anche aggressive, dove comunque la gente tende a ballare da sola, quindi va a rompere un po' quella che era la tradizione del ballo, per intenderci, o il ballo quello classico, tradizionale, folcloristico, o il ballo, diciamo, che viene dal rock and roll. Prima del rock and roll c'è stato il jazz, c'è stato il swing, la gente ballava in coppia, mettiamola così, insomma, si è ballato in coppia fino agli anni 80, fino a che si andava a ballare anche la disco, no? Si ballava in coppia, di fatto.
Tant'è vero che io andando in Colombia poi a suonare, dove comunque lì c'è un fortissimo, come dire, ancora la tradizione è molto forte, quindi la gente la salsa se la continua a ballare, cioè vanno giovani, anziani, tutti ballano la salsa. E quando io sono andata là al 2010-2011 e abbiamo fatto i rave in montagna, la sensazione che io ho avuto era come stare nel 95 a Roma. Cioè, coi primissimi rave, perché l'entusiasmo della gente è arrivato su queste funzionalità è arrivato un po' dopo. Tant'è vero che adesso da quella parte di mondo arrivano sonorità estremamente interessanti, che tu hai parlato anche del fatto, ad esempio, sia del folklore, dell'etnica, eccetera. Io, ad esempio, sono un'appassionata di musica world e mi piace adesso andare anche a conoscere quelle che sono i mescolamenti fatti in Sud America, in Africa, in Asia, con la musica elettronica, cioè la tradizione, il tribale che si lega, capito, anche, ma anche la salsa, il latino, che si lega comunque alle sonorità di musica elettronica. Infatti devo dire che adesso le cose si sono anche un pochino più ammorbidite, perché ricordo che a metà degli anni 90, quando si facevano i Tecnival, non solo le sonorità erano molto dure, ma erano anche molto veloci, molto più veloci di adesso. Adesso c'è un po' il ritorno a questo hardcore un po' plastica, diciamo, nel senso che comunque, come tutte le cose, come tutti i revival, ritornano, poi passano sempre all'interno dei club. Io comunque ho molta più esperienza dei club negli ultimi anni che di Technival o di Free Party, per cui ci sta comunque questo, cioè, è semplicemente un fenomeno modaiolo, secondo me. Il fatto, ad esempio, che se tu vieni a Berlino, quasi tutti i party adesso si vendono come techno party, rave party, che di rave non c'è niente, che non si capisce che cos'è questa cosa del rave. C'è il ritorno alla trance music, ad esempio, che noi, mi ricordo, all'inizio abbiamo suonato, ma poi abbiamo accantonato perché per noi è troppo commerciale. Quindi c'è un ritorno di queste nuove sonorità degli anni 90, che però vengono suonate all'interno di questi club, dove comunque c'è una situazione molto più pacifica, rilassata. Esistono molte meno tensioni, diciamo, per cui è anche vero che la musica, da che era una musica emergenziale, e quindi la musica tribe ha avuto anche senso in chiave, diciamo, antisommossa, mettiamola così, perché ovviamente tu era un atto illegale andare a fare un rave, e quindi in qualche modo la musica doveva comunque avere queste connotazioni di tribe, cioè di guerra anche, mettiamola così. Ce la siamo vissuta in questa maniera, al di là del fatto che poi a me a volte non è che sempre mi piaceva la musica, cioè avrei voluto sentire più novità, avrei voluto sentire cose più eclettiche, che sono cose che stiamo recuperando nel tempo, no? Secondo me le stiamo recuperando perché poi gli ambienti si sono mescolati, siamo anche molti di noi ritornati dentro le discoteche, quelle che si chiamano club, come ti pare. Però insomma, le esperienze adesso sono tutte mescolate, quindi siamo in una nuova fase, a mio avviso, dove si cerca anche di avere, da un certo punto di vista, una certa consapevolezza, sia di esperienza storica. Abbiamo altri strumenti, sicuramente abbiamo molta più preparazione, però è chiaro che dobbiamo anche andare a parlare alle nuove generazioni e dobbiamo farlo anche in maniera adeguata. Quindi sicuramente io personalmente non lo farò come lo fecero i compagni all'epoca, che ci schiaffeggiarono, perché comunque qualcuno porta qualcosa di nuovo all'interno degli spazi sociali e viene subito visto male, no? In qualche maniera, andando a toccare delle roccaforte, non lo so, delle conquiste in qualche maniera, invece di vedere con positività la novità, no? E quindi secondo me come dire, questo fatto che anche le sonorità si sono ammorbidite, io lo trovo molto interessante, lo trovo anche più stimolante. Perché ritengo anche che forse il fatto che si balli da soli non è proprio ballare da soli, forse in realtà anche il fatto che uno balla, forse è un po' diverso rispetto al prima, che secondo me era molto il ballo del guerriero, veramente. Cioè, io ho ballato tantissimo, adesso ballo quasi niente perché se vado a un party è perché suono. E quindi preferisco stare dietro la console di solito. Perché in realtà ballare è anche molto impegnativo, cioè comunque è estremamente stancante. Quindi se tu decidi di farti una festa, devi mettere in conto il fatto che ci stai un po' di ore. È difficile che riesco adesso ad andare a un party se non suono, insomma, perché alla fine mi diverto di più su a suonare in qualche maniera, avendo ballato tantissimo prima di organizzare. Però io mi ricordo che comunque avevi veramente bisogno di moltissima energia e di conseguenza. Anche l'approccio, diciamo, all'utilizzo delle sostanze, tu hai detto, ah, le sostanze servono.
anche come dire, per affrontare la notte, servono perché comunque ti servono per costruire dei rapporti empatici con le persone. E questo è l'aspetto fondamentale sul quale, secondo me, bisogna sempre, come dire, bisogna sempre sottolineare questa caratteristica, perché poi quando tu giustamente hai ricordato l'introduzione, o meglio, la tolleranza a sostanze come la cocaina, l'eroina e anche con la chetamina, che a un certo punto si è persa, come dire, è diventata difficile da controllare, mettiamola così, da un primo entusiasmo iniziale, dopodiché è diventata massiccia la distribuzione, per cui è chiaro che non riesce più a controllarla. Ora, l'utilizzo di queste sostanze, che sono molto meno empatiche, ovviamente, sono decisamente molto meno empatiche, cosa ha portato? Ha portato che molte persone hanno cambiato il modo di ballare, il modo di vivere l'evento, il modo di vivere quindi il cosiddetto free party. Si è, secondo me, in qualche maniera si è sviluppato un fenomeno che è quello del consumismo, che già esiste, ed è stato portato all'interno. Ed è lì che è diventato difficile controllarlo, ovviamente. Lo sappiamo benissimo quanto la società capitalistica sia difficile da smantellare, da mettere in discussione, da controllare, da sopravvivere in qualche maniera. E poi il fatto che comunque, questo era già successo anche prima con gli epatogeni, alcune persone purtroppo si sono ritrovate a consumare queste sostanze fuori dagli eventi. Quindi a portare l'utilizzo delle sostanze anche nei posti di lavoro. O magari all'università, nella scuola, non lo so, perché c'erano anche ragazzini, non è, cioè, insomma, le generazioni erano diverse, cioè, c'era un bel mescolamento, insomma, l'età erano rappresentate un po' tutte. Per cui il fatto che poi a un certo punto l'utilizzo delle sostanze diventa solitario, lì diventa la sconfitta di tutta questa storia. Ecco perché io poi alla fine mi sono anche molto allontanata e mi sono occupata di musica principalmente. Ecco, questo volevo dire. Dopodiché, non so se. Sì, ad esempio, ecco, tu parlavi anche del fatto, e poi chiudo così lasciamo la parola a Tobia. Tu parlavi anche, ad esempio, del fatto che le sostanze, appunto, sono diversificate, hanno diversi, come dire, hanno diverse reazioni. Ritengo che uno dei problemi fondamentali sia sempre il mix delle sostanze da controllare. Questo è l'aspetto che fondamentalmente c'è sempre stato. Però studiando anche i fenomeni giovanili, studiando anche quello che succede, quello che succede adesso, come i ragazzini si affrontano, considerando che adesso ci sta un preponderante i social network, come vengono usati i social network, il tipo di controinformazione che ci sta, eccetera, il consumismo che è sfrenatissimo, l'utilizzo e il mix delle sostanze è diventato, secondo me, molto meno controllabile di quando le facevamo noi le feste. Questo voglio dire, cioè, quindi io poi te ti vedo molto più attivo all'interno dei free party perché ho visto che te ne sei fatto tanti fino a adesso, diciamo. Io mi farò qualche evento adesso che presenteremo questi documentari, però di fatto non ho neanche più il tempo di andare ai Technival o di andare, non, forse anche perché sono anche un po' stanca, non so, non ho tutta, cioè, bisogna avere anche il tempo di andarle a fare queste cose. Tu sei un operatore che si occupa della riduzione del danno. È anche opportuno che persone come te continuino a seguirlo, però io credo che tu mi darai ragione. Adesso, secondo me, il mix delle sostanze è diventato molto più complicato da controllare rispetto al passato, perché adesso le sostanze sono tantissime, esistono molte più sostanze che non si conoscono assolutamente, che secondo me negli anni 90 non c'erano proprio. Io No. credo che non ci fossero proprio. Sono cambiate anche la posologia di alcune sostanze che vengono definite, che hanno lo stesso nome di quelle che si usavano e che però poi alla fine adesso vengono chiamate uguale, ma non sono la stessa sostanza. E credo che tu che fai riduzione del danno lo sai sicuramente meglio di tutti noi. Quindi questa è l'unica cosa che io vedo che deve essere sempre un po' messa, come dire, deve essere sempre un po' messa tra parentesi, perché ritengo che le giovani generazioni, se è vero che forse per certi versi sono iperinformate, bisogna capire come sono state informate. Perché il social network adesso parla di tutto, di più e non si capisce più quasi più niente. Dove sta, dove realmente uno può raccogliere e informarsi in maniera adeguata. E chiudo perché sennò parlo troppo. Lasciamo Tobia. Grazie, Bolena. Magari più che altro dopo facciamo una chiacchiera, sentiamo anche se qualcuno esterno ha da dire qualcosa. Per
Grazie veramente perché siete stati fantastici. Emozionante, Max, anche nell'escalation, diciamo, di tutta una serie di parti che hanno tirato fuori anche un aspetto performativo che è una questione importantissima, perché se no non sarebbe un rituale, no? Cioè, nel senso, il rituale del peyote, prendono gli oggetti, sistemano la stanza, gli oggetti del potere, no? E qua si costruiscono, magari, come è accaduto, feticci di cartapesta da pestare a morte in momenti in cui si è molto incazzati, ad esempio. Cioè, bisogna trovare una valvola di sfogo in alcuni momenti molto difficili, che poi si ricollega invece a quello che diceva Bolena sul continuum musicale dell'hardcore, jungle, frenchcore, poi la tribe, poi dopo si ritorna appunto all'electro, ci si ammorbidisce, adesso la cumbia, qualsiasi cosa viene tirata dentro, giustamente. Però ecco appunto la frenchcore, quel periodo lì dell'hardcore più cattivo, era un periodo in cui in Inghilterra nel 94 la legge proibisce i party, quindi scontri continui, e poi comunque dopo, fine anni 90, intrecci con varie Scusa che ti proteste. interrompo, ma io parlavo della Vai, vai. No, breakcore comunque. Io parlavo della breakcore tu hai del. detto la breakcore, io ho detto frenchcore, tu hai detto hardcore, io mi Sì, ho riferisco a detto quello hardcore, che però c'era la breakcore che era comunque la parte più estrema, diciamo, più di. estrema. Sì, Ci certo, logico. contrapponevamo con la frenchcore perché era dritta e non ci faceva spezzato. Era un po' Sì, questo. però comunque ecco, io Scusami. entrambi li includo nella parte estrema dell'hardcore di fine anni 90, che è quella che poi, no, alcuni si ostinano a suonare anche oggi. Cioè, da un lato il fatto che ci si sia ammorbiditi è assolutamente positivo per una questione proprio anche appunto di contaminazione, no, culturale. Sarebbe assurdo se fo fossimo sempre fermi, cioè non è mai Ma a me stato mi così. bucano per suonare Lei l'hardcore vinse. ormai. A me ancora mi bucano per suonare l'hardcore, anche la breakcore, cioè che se capita Cioè, suono voglio poi. dire, poi c'è anche da considerare che io, cioè, ribadisco quello che diceva Max pure prima, cioè, sul discorso anche della nostalgia. Cioè, non sono assolutamente nostalgico dei rave anni 90, anche perché appunto adesso ci saranno sicuramente feste anche più belle e che sconvolgono la vita di più persone, perché eravamo molti di meno. Cioè, quindi non si tratta di quello. Magari adesso bisogna avere più attenzione alla riduzione del danno, già banalmente per i numeri, perché se siamo 100 persone o 500 tutti amici, più o meno riusciamo a controllarci a vicenda. Se siamo 5.000, 10.000 o 50.000, diventa complesso tenere in mano le criticità quando si è tutti più o meno, diciamo, anche su di giri. Quindi il discorso da fare sulla contemporaneità, secondo me, viene molto da quello. E poi, per mettere un punto e riprendere una cosa che avete detto entrambi, non ci raccontiamo le favole della droga portata dai rave, cioè dei rave che portano la droga, perché i rave al massimo hanno portato la droga appunto più pura e a minor costo, cioè al massimo, e non girata di mano in mano per questioni, come e poi magari accaduto dopo, come diceva Bolena, meramente capitalistiche, ma che poi questi sono corsi e ricorsi storici, no? Che sempre all'interno della scena vanno e vengono, ma per semplicemente scambiare magari con un amico quello che si è preso a poco prezzo, ecco, mettiamola così, cioè senza uno scopo di lucro, che poi invece è quello che va a rovinare le cose. Altra idea fondamentale da tenere sempre a mente è quella dell'unione, non del dissing, perché anche io, quando mi ricordo che poi nel 98 mi sono trasferito a Londra, e lì la scena londinese nel 98 era totalmente diversa, cioè i party londinesi, da quelli che cazzo ne so, dai Technival o dai party che si facevano in Italia, erano anche molto più estremi e pericolosi e meno controllati. Però lì magari c'erano la riduzione del danno intesa anche come foglietti informativi, analisi delle sostanze e tutto quanto, già a metà anni 90, lì come in Olanda, lì come in Francia, immagino anche in Germania, anche se non l'ho visti io, mentre in Italia bisogna poi comunque ringraziare il lab di Bologna, cioè nel senso il livello 57 a Bologna, con il lab 57 che è ancora attivo, e Max, che salutiamo, che ci ha
anche, che mi ha anche coinvolto in questa chiacchierata, per cui non sono assolutamente i rave a portare le droghe, al massimo i rave sono i primi dispositivi all'interno dei quali si prende atto e si cerca di prendere in mano la situazione, mentre al di fuori del rave resta tabù, cioè no? È il tabù. Per cui il fatto è, Nautilus e i libri anarchici dei primi anni 90, Nautilus, Shake, stampa alternativa, erano o tante autoproduzioni, appunto, erano assolutamente modi di fare cultura, innanzitutto in un contesto in cui i rave ancora non erano arrivati, cioè i libri di Giorgio Samorini, Funghetti, cioè, ma io mi ricordo che ancora prima, già voglio dire a Lecce che stavamo in un tacco, 94-95, già Funghetti allucinogeni, trip, micropunte, c'è cioè di tutto. Per cui io sono stato fortunato da bambino, cioè nel nascere con un padre, diciamo, fondamentalmente fricchettone, che appena a 12 anni, 13 anni gli ho fatto due domande, mi ha detto: oh, mi raccomando, il trip dividilo in quattro, prendilo con uno lucido e uno che l'ha già fatto. Mi ha detto due frasi in croce di riduzione del danno importantissime, ma fino ad allora era un passaparola, perché oppure avevi l'amico se non avevi avuto il padre, per cui facevi l'esperienza con lui, ti insegnava, cioè c'era una sorta anche, no, di come dire, interesse verso questa esperienza che fosse anche sicura e divertente, a prescindere da chi magari vedeva un qualcosa di spirituale, perché c'è chi lo vede, c'è chi non lo vede, c'è chi vede misticismo, no, in tutto questo, c'è chi invece si vuole solo divertire. A me stanno bene entrambe le cose, anche perché poi uno contestualizza magari tanti anni dopo le esperienze che fa, però è importante che ci sia un dispositivo che, anche quando uno dice: ah, non sono mai andato a un rave, mi ritrovo di là semplicemente perché abito là vicino, ci stavo passando, qua tutti quanti si pigliano le pastiglie, mo me ne piglio due, cioè una persona senza nessun tipo di consapevolezza che si ritrova catapultata in una cosa del genere, innanzitutto a prescindere dalle sostanze, chi è abituato a delle restrizioni comportamentali nella vita reale, quando arriva in uno spazio libero, spazio libero intendo un rave riuscito, un bel rave, cioè c'è gente che, no, dice: ma siamo veramente su questa terra o da un'altra parte? Cioè, vede che le persone si relazionano in maniera totalmente differente, per cui questa cosa qui, mo lo diceva, voglio citare Matteo dei Tecnomobile Squad, che ho visto di recente un paio di settimane fa, e lui diceva: molto spesso può essere un'arma a doppio taglio per una persona che la libertà non sa come gestirla, no? Ritrovarsela davanti sbattuta in faccia, magari uno fa cose che sono al di fuori dei comportamenti normali, magari per persone come noi, no? Per quello che intendiamo della libertà nei rave. Per cui poi ci vuole attenzione già come frequentatore del rave a dire: oh, scusa, ma che sta succedendo? Che stai facendo? Vediamo un attimino la situazione. Droghe, stesso discorso, amplificato per i danni e i problemi che possono appunto sorgere successivamente. Quindi assolutamente il rinascimento psichedelico non è stato 2010-2008, le ultime pubblicazioni, quello di cui tutto si parla, le copertine dell'Espresso, dell'Internazionale, De Repubblica, che parlano tutti di medicalizzazione degli psichedelici e basta. E parlano di no edonismo, alcune di queste persone, quelle magari meno lucide, chiaramente non tutti, però alcuni proprio bandiscono ancora lo scopo edonistico, no? Della la ricerca edonistica o la ricerca spirituale tramite le sostanze, per cui, cioè, è un discorso pericoloso. Il rinascimento psichedelico c'è stato negli anni 90, sicuramente, non solo in Italia, e da lì poi anche i rave hanno messo il loro grande carico con tutte le nuove sostanze empatogene, con tutte le nuove sostanze di sintesi. E se il panorama si è fatto così complicato, come diceva Bolena, e come tu ben sai, che sei
periodicamente a pubblicare trovata nuova sostanza, trovata pastiglia killer, tra virgolette, trovato non so che, cioè dobbiamo ringraziare tutti questi stronzi che da 30 anni non vogliono parlare di droghe, continuano a proibire e quindi uno, se tu proibisci, ti fa una sostanza un po' diversa per poterla far circolare. Cioè poi di questo si tratta. Quindi ringraziamo i proibizionisti per il casino in cui continuano a metterci, insomma. Sul fatto appunto della riduzione del danno e delle sostanze all'interno del rave, ci sarebbe da fare delle riflessioni, per cui a me viene da... cioè, se io immagino storicamente gli anni 90, i primi rave, le prime feste, appunto, come si diceva, eroina e cocaina non le potevi manco nominare, cioè te appendevano a testa in giù, mo chiaramente sto scherzando, però per modo di dire, mentre a un certo punto è stata anche sdoganata questa cosa qui, per cui se vuoi sdoganarla devi fartene carico. Lì poi sta la sensibilità delle persone, cioè nel senso, no? C'è chi si lamenta del fatto che appunto sostanze come la chetamina inizialmente venivano utilizzate solo quando te ne tornavi a casa, allo squat dove stavi, per far calare tutte le anfetamine, le pastiglie, le cose che ancora magari avevi in circolo e tutto il resto, gestire un po' un bel down tranquillo, per cui era molto psichedelica e si prestava per quella roba lì. Quando è iniziato a piacere a tutti, si è iniziato a fare al di fuori. Ma mi ricordo anch'io la prima volta che ho preso una pastiglia e non stava un rave, ho detto cazzo, che cioè sembra una cosa completamente diversa se ti prendi una pastiglia e vai in giro per la città, no? Quando sei abituato all'inizio a prenderle solo nel rave e te la vivi in un certo modo, è come se fosse un'altra sostanza, cambia proprio il contesto. Per cui poi lì è un lavoro che innanzitutto doveva essere un lavoro personale, perciò la riduzione del danno deve fare molto, come dire, secondo me, lavoro sul counseling, sullo spiegare alle persone un sacco di aspetti delle sostanze e del come, cioè nel senso, se sei un appassionato di sostanze, già da prima dei rave, e quindi magari le prendi spesso, come gestire il policonsumo, come gestire una alla volta, prima questa e poi quella, e così via. Anche perché appunto si è fatto molto complicato il quadro adesso. Vengono fuori anche noi, ma i inibitori, vengono fuori il DMT, cioè si è aggiunto tanto e tanto altro. E non dimentichiamo gli psicofarmaci. E gli psicofarmaci, non volevo dire quella cosa lì, perché io pure sono... lì apriamo un altro... Sì, io pure sono rimasto scioccato la prima volta, perché poi ci sono magari ragazzi, a proposito delle nuove generazioni, volevo dire che appunto la creatività, cioè io ho ritrovato negli ultimi anni che mi sono riavvicinato grazie al libro che ho scritto, e quindi poi mi hanno invitato, ho conosciuto gente, poi sono in Torchiera, per cui facciamo un sacco di feste, ho conosciuto tante persone e ci sono un sacco di crew nuove, giovanissime, che sono super bravi, cioè bravi, cioè non dico solo a mettere musica, cioè, ma bravi con una bella testa, con una bella creatività, ci sono crew che stanno nascendo, no, e tutto il resto, per cui io vedo proprio nei giovani un interesse a vivere nel migliore dei modi questo movimento, no? Con tutte le criticità a cui noi dobbiamo andare incontro. Perciò quello che io dico della riduzione del danno, al netto dell'importanza nel contesto rave e tutto il resto, cioè, cioè nel senso, la cocaina adesso è dappertutto. Cioè, vogliamo spiegare cos'è la cocaina e come si usa ai raver? I raver dovrebbero saperlo, dobbiamo spiegarlo agli altri. L'eroina, cioè, mica dobbiamo spiegarla a tutti, no? L'alcol dobbiamo spiegarlo a tutti. Cioè, per cui quello che io dico, la riduzione del danno, sì, un bel libro da distribuire in quinta elementare, in prima, seconda media, cioè, secondo me sarebbe il minimo indispensabile, perché uno deve arrivare pronto a fare certe esperienze, cioè, sapendo tutto ciò, no, che è interessante, ma anche tutto ciò che c'è da sapere. Non lo so, forse vediamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa.
Sì, ma Vediamo infatti Ilaria vediamo che se ci c'è qualcuno sta. che vuole chiedere qualcosa. Vediamo un attimo. Non so se ci sta. Allora, da YouTube non abbiamo, dallo spazio commenti non abbiamo commenti, sono un sacco di ringraziamenti, un sacco di bravissimi. Grande Massimo, super interessante. Qualcuno si è anche commosso di certi ricordi, quindi avete fatto un'operazione veramente che è piaciuta a molti. Vediamo un po' cosa cioè, ce l'avamo segnati da Sì, io sottolineo come che comunque ho idee. raccontato delle cose che non racconto nel movimento, manca tantissimo della storia del movimento. Sono così dei flash un po' soprattutto legati al luogo, alle esperienze che ho fatto. Confermo che c'è tanta bella gioventù, c'è tanta voglia. Ma io l'ho vista anche in passato, un po' ho visto nel mondo dei rave un andare avanti così. C'è momenti down e momenti up. Gli up derivano dai giovani che riescono comunque a riprendere il filo del discorso, a certi vecchi che continuano ancora a rimanere e che hanno voglia di fare, hanno voglia di continuare. Cioè, se siamo ancora qua dopo 30 anni a parlare di questo, c'è cioè, qualcosa c'è che lo porta avanti, un significato primordiale. Ed è vero che il problema di adesso, ecco perché poi anche come progetto, anni fa abbiamo insistito sul drug checking, al di là che qua in Italia fosse un qualcosa fatto solo da progetti slegati da istituzioni, perché ci siamo resi conto che il problema, cioè non c'erano più quelle quattro sostanze, c'erano le vecchie più pesanti e ce n'era un fiume di nuove. Quindi bisognava fare qualcosa. E l'unica cosa era il drug checking. Senza quello come fai a sapere cosa circola? È proprio stato quello l'input che ci ha permesso di poter avere una chiave che ci facesse ascoltare dalle istituzioni. Cioè, le sostanze non sono più quelle di una volta. Nelle pasticche non c'è quello che c'era una volta. Noi dobbiamo scoprirlo attraverso un'analisi e poter poi così creare un rapporto di fiducia con la persona attraverso cui poi poter parlare anche di altre robe. Quello è fondamentale adesso. Sì, Anche perché avevo poi due. c'è. Sì, prego, prego. No, scusa, c'è poco da fare, no? Appunto, se conosciamo le sostanze sappiamo che ce le portiamo al di fuori del rave dopo che per 2 o 3 giorni o quanto è magari le abbiamo utilizzate. Quindi poi. La fase difficile da gestire è proprio quella post. Dopo, certo. Ecco perché ho finito il mio pezzo con anche un dopo, cioè c'è un dopo che bisogna affrontare. È importante. Se no poi te lo vivi malissimo sto post festa. No, avevo ancora due spunti, vediamo se qualcuno vuole approfondire, ovvero l'organizzazione di questo mondo, come è cambiata con l'avvento della tecnologia, di tutta la tecnologia che abbiamo ora, e poi sul piano della repressione istituzionale, se pensate che ci sia meno libertà di azione e di movimento rispetto ai primi parti, anche rispetto alla minore affluenza che c'è ultimamente. Sicuramente c'è molta più repressione, voglio dire, negli anni 90 stenti c'erano le telecamere, adesso ci sono telecamere dappertutto, già solamente per quello. Siamo tutti geolocalizzati, quindi stiamo scherzando. C'è gente ancora che va ai rave e posta su Facebook appena è arrivata al rave. Quindi no, cioè nel senso siamo molto più controllati ed è quello appunto che dovrebbe spronare a, come dire, modificare il dispositivo o comunque fare, stare accorti a tante cose. Hanno persino fatto una proposta di legge a un certo punto anti-rave, no? Dopo lo space travel sono partiti tutti quanti Beh, comunque era Salvini. molto, cioè, a me mi hanno detto che ci sono state quest'estate quando c'è stato quel rave dove poi hanno scritto che era morta gente stuprata, cani morti, eccetera. Pare che siano arrivate più di 30.000 persone là, eh. Meno male che era una barzelletta, cani morti, chiedesti una Esatto. No, ma barzelletta perché sennò. tra l'altro ho avuto la fortuna di incontrare uno degli organizzatori.
a cui ho avuto la possibilità di fare delle domande specifiche, perché io, stando qua in Germania, a parte che in quei giorni comunque non avrei comunque in ogni caso partecipato, perché poi alla fine avevo un po' paura di sto Covid, eccetera. Comunque se mi ammalavo, poi alla fine avevo avuto anche dei problemi col lavoro, eccetera. Non è che ero molto interessata ad andare a un evento così grande. In realtà mi sono anche chiesta, ma era il caso di organizzarlo o non organizzarlo. Quindi ho chiesto, lasciando perdere quello che, diciamo, l'informazione che avevo ricevuto attraverso i giornali, il web, eccetera. E questo ragazzo mi ha spiegato un po' la questione delle fake news, no? Cioè il fatto che alcuni giornalisti hanno raccontato poi cose che non sono esistite per niente. Quindi lui mi ha spiegato come sono andate le cose, e tra l'altro mi ha anche rassicurato dicendomi che poi, nonostante l'estrema numerosità dei partecipanti, i casi di Covid registrati sono stati pochissimi. Pochissimo. Quindi, perché dice che lo spazio era talmente grande, lo spazio comunque è stato preso, ma in realtà c'era un accordo per quello spazio, non era completamente illegale la situazione. Cioè, forse è un po', come dire, siccome sono arrivate troppe persone, poi hanno avuto dei problemi ovviamente con le forze dell'ordine, eccetera, però fortunatamente non hanno represso in maniera massiccia la No, no. situazione, fortunatamente. E comunque lui mi ha spiegato che anche la questione sugli stupri, eccetera, è stata tutta una, come dire, una falsità costruita sulle veline della polizia. Una montatura perché gli Una mancava la news montatura. di Ferragosto, hai capito? Sì, Quando ma io dovevano credo. prendersela con qualcuno a Ferragosto. Sì, ma perché tu hai appena citato, infatti, la proposta di legge che gira già da un po', credo da qualche anno, da parte di Salvini, la Lega, i conservatori e quant'altro, che stanno cercando di criminalizzare. Comunque, ma fondamentalmente io penso che la criminalizzazione non è relativa all'evento festa. La criminalizzazione è voluta perché vogliono evitare assembramenti di lavoratori in sommosse, antisommossa, gente che si riunisce in maniera illegale, manifestazioni politiche. È da lì che partono. Cioè la scusa delle feste e poi per arrivare lì, cioè lo sappiamo questo, no? Giustamente, è il mondo del lavoro autoorganizzato che vogliono colpire, che è quello a cui loro fa più paura sicuramente, non certo il rave, cioè voglio dire, Ma no. io No, avevo io una visione credo, più questa è la mia pessimistica, opinione. sinceramente. Come? Io l'ho Una visione vissuta più da. pessimista. Un po' Io l'ho vissuta pessimista, da. dice. Ah, tu sei pessimista, non ho capito, io sono No, la pessimista. tua è ottimista, è un po' troppo ottimista, secondo me, la tua visione. Però, cioè, nel Ok. senso. Io Ma invece io lo so. penso che siamo in un tale momento di controllo. Cioè, da un lato quello che dici tu è vero, cioè per il Covid siamo talmente tanto in un momento di controllo e adesso sono così contenti di avercela fatta, finalmente dopo 3 anni, che hai capito? Cioè, il rave resta veramente forse l'ultimo. Cioè, l'abbiamo detto tanto per dire, l'ultimo spazio di libertà. Mo cioè, è veramente, tipo, no? Ma Questo io anch'io. l'ho vissuto da esterno perché io da 2 anni lavoro in tutt'altro ambiente, cioè con Neutrave collaboro, però non vado negli interventi perché io lavoro in una casa di ospitalità e faccio le notti, faccio i turni, non ce la faccio andare a una festa, anche se veramente sono tentato a prendere giorni di ferie per andare a lavorare con Neutravel a uno di questi festoni enormi. Io l'ho vista così, Elisa dice per favore vieni, ritorno. Io l'ho vista così, allora, secondo me è vero, serviva un riempi notizia per Ferragosto, ma secondo me è quello che ha fatto più scatenare comunque questa ossessione della fake news, che tra l'altro io da esterno, sinceramente, per qualche giorno sono stato contagiato anch'io, cioè nel senso che a un certo punto all'interno dei gruppi Facebook dicevano queste robe. Miei amici che erano lì, che magari, boh, perché in una città di 30.000 persone puoi anche travisare, ti possono arrivare notizie, a te la festa non ti piaceva, quindi le cose negative te le prendevi e le portavi fuori, no? Finché poi non mi sono messo un po' in contatto con i miei colleghi. E loro mi raccontavano tutt'altro, quindi io ho avuto 2 giorni che ho creduto a questa roba, ho detto, ma poi sto posto, no? Sotto al sole a Ferragosto, in questo deserto, io devo già morire, no?
E poi invece ho proprio vissuto le due realtà, cioè da una parte mi dicevano, guarda che non è niente vero, ma va, ma figurati, ma no, ma i cani, ma questo sta benissimo. E dall'altra quello che è comunque anche sui social dello stesso movimento dicevano queste, quindi i giornali si sono legati a questo, ma secondo me la cosa che ha dato più fastidio è stata la durata, cioè nel senso che il bordello che è durato 2 giorni, non viene fregato quasi niente a nessuno. C'è stata la notizia di un giorno e mezzo e lì poi hanno montato la roba, tra che poi c'è stato il morto vicino, ma anche perché è durato 5-6 giorni, una settimana, 30.000 persone, E non dopo il c'entrava posto. nulla con il rave, il ragazzo che è morto non c'è, Non è c'entrava nulla, tra l'altro, perché è nulla. morto in Questo un lago. me l'ha confermato Sì, questo. è morto in un lago vicino, non era ancora neanche arrivata la festa. Però in un periodo del Covid, dove tutto il mondo dell'intrattenimento, del vedersi, del beccare, a parte degli aperitivi squallidi, è stato tutto distrutto dopo il Covid. Noi invece siamo riusciti a riottenere quello spazio di libertà. Apericena, gli apericena, non E dimenticare. poi le discoteche sono diventate fuori dai bar, praticamente. Cioè, i bar sono diventati le nuove discoteche, c'è cioè il colmo, no? Invece lì per 5-6 giorni abbiamo ricreato un'enorme città. In modo bello, cioè, perché io ho dei video di tipe tedesche che vanno in giro su YouTube. Non c'è il 17 agosto, non c'è una carta per terra, per chilometri e chilometri, muri super decorati che suonano bene, musica bellissima. Cioè, anche le situazioni di crisi, per il numero di persone, noi che ci abbiamo lavorato, sono state irrisorie, quindi dici, l'hanno vissuta bene, è questo che secondo me ha dato fastidio, perché è stato uno smacco anche e soprattutto a chi voleva fare qualcosa di legale e se l'è pigliata lì. E per le domande di Ilaria, certo che una volta era un Eldorado, cioè riuscire a arrivarci. Ma è nella natura delle nostre tecnologie, cioè nel senso una volta mi dimpo, adesso ti arriva la posizione. Così, una volta c'era il messaggino, dovevi questo messaggino decifrarlo. Adesso ti arriva la posizione, tu con un'app vai diretto lì, ti chiudono l'autostrada, ti chiudono l'uscita dall'autostrada, ma cerchi altre vie, ti chiudono una strada, ne cerchi un'altra, hai l'app che ti aiuta. Io non so come giudicarla questa Io cosa. non so come cazzo facevamo da girare tutta l'Europa con le mappe di carta piuttosto, perché adesso anch'io mi sentirei proprio incapace di fare una cosa del genere. Sono diventato schiavo del navigatore pure io, hai capito? Però sì, lì la Passad insegna che c'è questo aspetto psicomagico dell'anticipazione della festa, della carovana, del cercare, dell'ascoltare, cercare le luci, dove è il capannone. Che fa parte già diciamo, del viaggio di alterazione della coscienza, per cui adesso invece si perde un po' quell'aspetto, ecco, Anche magari. se però se sei proprio in mezzo al nulla, anche lì, cioè, noi certe volte il navigatore non ti aiuta, cioè a un certo punto Giuro, non prende più la infatti connessione, sì. sei in mezzo al nulla, anche lì di nuovo Esatto, sì, ci sono l'orecchio, anche molte di quelle senti un feste in furgone, montagna in dov'è cui il re? Ti appunto. seguiamo. Sì, esatto. Sulla repressione è naturale, quando diventa così numeroso, la repressione aumenta. I social, io non so quanto sinceramente possono influire. Certo che non è bello che tu sia una festa e pubblichi una diretta, però ormai veramente. Ma non credo che sia questo il problema. No, non è quello. No, Cioè, io credo che assolutamente. Io non adesso sono uno di quelli la repressione comunque in generale dagli anni 90 fino adesso è cambiata. È cambiata perché le forze dell'ordine sono cambiate, perché la tecnologia ha aiutato anche loro, soprattutto loro, lo sappiamo. La tecnologia, la sofisticazione della tecnologia si sperimenta prima di tutto negli eserciti e poi nelle forze di polizia. Cioè, questo è la base, di conseguenza loro saranno sempre più avanti di te rispetto a queste cose, se vogliono reprimere. Ora, per fortuna quest'estate non hanno represso, perché la ministra ha deciso di non reprimere, nonostante ci fossero delle grosse pressioni.
però io penso che lei abbia proprio valutato la numerosità delle persone e avrà detto: ma dove andiamo? Cioè, comunque era un atto arbitrario che avrebbe potuto portare delle conseguenze. Avrà fatto, come dire, ha messo sul piatto della bilancia, ha detto: lasciamo stare, tanto finirà quando finisce, poi ce la gestiamo. Magari se ci fosse stato un uomo, probabilmente avrebbe preso un'altra decisione. Ora, il fatto che una donna, forse magari una donna inizia ad avere, scusa, non voglio fare proprio per forza la femminista, però sicuramente avrà probabilmente anche un team di gente che lavora con lei, che è sicuramente diversa. Ci fosse stato Salvini, sono sicura che faceva, che non lo so che cosa succedeva, ecco, questo voglio dire. Quindi si è stati anche un po' fortunati da questo punto di vista. Ma era Però, abbastanza che improbabile sgomberarlo per quel numero di ma persone che secondo me sono c'erano. convinta che lei è stata una persona che ha fatto dei ragionamenti intelligenti e avrà ragionato sul fatto che le conseguenze di una repressione, cioè del fatto che tu vai a reprimere un posto come quello durante le vacanze, perché questo era, cioè magari non aveva neanche senso, cioè avranno valutato che non era il caso. Ripeto, se ci fosse stato al posto suo un ministro, e non voglio fare nomi perché sappiamo chi poteva starci, e siamo stati pure fortunati che durante la pandemia non ci avevamo i vari Salvini, no? Perché secondo me sarebbe stato ancora più catastrofe in Italia. E quindi almeno questo possiamo dirlo. Non è che voglio fare il discorso del meno peggio, però penso che se ci avessimo avuto Salvini, aiuto, non lo so dove stavamo adesso. Quindi ritengo che, insomma, magari il fatto che forse in queste posizioni chiave iniziano ad esserci un po' più donne, magari si riesce a trovare anche un dialogo. Cioè, io sono contenta che Salvini adesso non c'ha questo potere di poter attuare o di poter portare avanti questo decreto legge. Io sono sicura che appena lui riconquisterà un po' più di potere, perché adesso è un po' così, non è che si capisce molto, ha fatto un po' di figuracce ultimamente, secondo me sta un po' in calo. Però se lui Molto. si, esatto, perché alla fine sta prendendo più piede, da quello che ho capito, nella destra la Meloni, cioè lui secondo me appena avrà modo è probabile che recuperi questo tipo di interventi repressivi, capito? Quindi non, noi dovremmo essere anche un pochino preparati su queste cose. Cioè secondo me, ecco, un'altra delle cose che io infatti mi ripropongo di fare è che quando andrò in tour a parlare, a presentare questo documentario, vorrei anche parlare di queste cose, vorrei anche parlare dell'aspetto della possibile repressione degli spazi, perché credo che sia una tematica fondamentale. Considerando che in Germania la maggior parte degli spazi sono ormai quasi tutti legalizzati, quindi o ci sono i club che comunque hanno optato per una scelta più economica e edonistica, mettiamola così, però sono legali, si pagano le tasse, tutti quanti lavoriamo con fatturazione, chi lavora freelance, eccetera, noi DJ suoniamo così. Ovviamente l'introito economico è molto più elevato. Se tu invece lavori negli spazi sociali, qua in Germania soldi non ce ne sono, si lavora veramente proprio a pochissima sottoscrizione, ma non c'è nessun confronto rispetto all'Italia. Cioè in Italia gli spazi sociali hanno una tradizione di un certo tipo che si difende da anni, e che non ha niente a che vedere con l'House Project berlinese o tedesco, insomma. Cioè l'Italia fortunatamente ha ancora questo zoccolo duro che si porta avanti dagli anni 80, 90, e che fortunatamente siamo riusciti a difendere, e che è comunque illegale, e che comunque continua ad avere la sua forza nel territorio, ovviamente chi più chi meno, ok? Ma qui è stato tutto legalizzato, è quasi tutto legalizzato, quindi anche l'House Project paga un affitto. Fanno iniziative di altro spessore sicuramente, però comunque sono altri ambienti dove comunque non riescono a monetizzare. Ecco, questo voglio dire. Mentre in Italia il fenomeno centri sociali è comunque sicuramente una cioè, come dire, è un'importante eredità che noi abbiamo a livello politico, sociale, culturale, che è giusto che ci difendiamo. Ecco, questo voglio dire. Finisco perché sono comizi, continuo a fare comizi, ma non è il Certo, caso. io vabbè sul discorso social network, beh anche io non penso che comunque c'è una festa alla sgamano perché posti il video live in diretta, credo che comunque faccia parte ormai della nostra realtà che è inquietante, cioè qualsiasi cosa fai la metti su un social, magari noi come progetto di riduzione del danno possiamo e dobbiamo fare un discorso con le persone del tipo fai le foto, fai i video. Ma arriva a casa e poi le posti col tempo, cioè non perché la diretta dal rave, che senso ha? Goditi il momento, staccati da sto cellulare. Sul discorso dei centri sociali mi trovi totalmente d'accordo,
perché ad esempio noi abbiamo vissuto un'era dove i centri sociali si sono molto legati con le feste, in altre parti d'Italia, come ripeto, io ho descritto delle cose, ma che non rappresentano nell'intero tutto il movimento, da altre parti non c'è stato questo legame. Ecco, secondo me anche questo è una cosa che negli anni è diventata importante, io penso veramente al Torchiera, al Forte Prenestino, al Cavarna, comunque ci sono stati dei centri sociali che hanno portato al loro interno pezzi di movimento, questo è importante. Sì, su questo sicuramente, tanto per fare una chiusa, diciamo che magari non è una questione tanto di geograficità quanto di tempo, cioè questo rapporto controverso con i centri sociali c'è sempre stato, a volte si è sciolto presto negli anni 90 come al Forte, come in Conchetta, qua a Milano e in altri posti, altre volte non sono bastati 20 anni, si è sciolto dopo gli anni 2000, no? O il livello, altro esempio diciamo precoce bolognese, per cui sì, cioè, magari a volte è solo una questione di tempo, sì, perché anche negli spazi, per quanto magari immagino che ancora adesso ci siano molti centri sociali in cui la tecno, non dico che sia bandita, ma in cui non c'è grande simpatia, ecco, ed è un peccato, insomma. Vabbè, ognuno fa quello che si sente. Vabbè, dei gusti bus anche, dai, infatti, non è che possiamo infatti pretendere. Poi dipende, è sempre lì anche la qualità. Poi, della, cioè, la tecno è diventato un genere. Per dire. Sì, no, nel senso, la musica elettronica poi adesso c'ha varie sfumature, vari approcci, eccetera. Ovviamente la tecno, quella CH classica, 130, 140 massimo, comunque è diventato un genere musicale, come genere musicale ha quelle caratteristiche, se no non è tecno. Ora, se a te la tecno ti faceva schifo negli anni 90, la vedo difficile che nel 2022 ti continui a ti possa piacere. È più probabile che magari ti possono piacere altri sottogeneri dell'elettronica, mettiamo così. Ecco, io credo questo. E d'altronde anche io un po' mi sono anche stancata e staccata da certe sonorità, perché cioè, se fare sempre le stesse cose non mi piace, mi piace misurarmi con novità, e quindi comunque io mi sposto nelle sonorità. Non tutti lo fanno, molti hanno fatto una carriera, hanno costruito una carriera. Infatti dicevo prima appunto la questione dei club e dei centri sociali, o la discoteca e il centro sociale. Il DJ è diventato una professione ormai, diventando una professione, di fatto crea attorno a sé un indotto che fa soldi, che fa economia, quindi va tutelato anche questo. Infatti è vero che durante la pandemia molti miei amici e amiche hanno avuto dei grossi problemi, perché sono persone che lavorano nel settore, sono specializzati nel settore. Io, avendo anche l'altro mio lavoro, diciamo che me la cavo. Però se tu hai deciso di fare carriera come DJ, quando succedono queste cose diventa complicato, perché in Germania qualche soldino l'hanno dato, ma in Italia che c'è stato? Quasi niente. Quindi comunque anche questi aspetti sono estremamente importanti, perché alla fine possiamo discutere fino all'infinito se è quel tipo di divertimento che è un po' più organizzato, eccetera, è divertente o meno. Se è il fatto che comunque dentro i centri sociali si sta meglio perché si è più liberati. Bisogna sempre vedere, secondo me, chi sono le persone, chi sono gli attori e i protagonisti di questa dell'evento e della festa, del party e tutto quanto, perché non è detto che poi, siccome è illegale, la qualità ci sta per forza. Non è detto questo. Quindi questi sono altri aspetti che riguardano lo studio dell'estetica e l'approccio delle persone, dell'artista, a quello che è il fenomeno, che può essere, ripeto, il club o può essere anche il free party. Quindi dipende sempre da te come ti muovi e come cerchi di relazionarti con quello che ti circonda. Sono d'accordo. Va bene, allora ci avviamo verso le conclusioni di questo interessantissimo confronto, e ci hanno fatto una domanda, in realtà ve la metto qui. E Piero ci chiede come Max insegna riguardo alla questione sostanze, l'eroina, la cocaina, e chiedeva come si spiega questo stigma nei confronti soprattutto dell'eroina in un ambiente così libertario, che è una cosa che da tanti viene chiesta. In realtà mi sa che si è già risposto.
Mi pareva di aver letto la risposta che parlava del fatto della provenienza culturale. Sì, esatto. Diceva probabilmente, immagino abbia a chiaramente. che fare col contesto culturale dal quale il movimento nasce, però la Sì, si sì. ritrova ancora oggi che il movimento è cambiato. No, vabbè, ma io Io. posso dire una cosa, l'eroina comunque rimane, l'eroina resterà sempre comunque la sostanza più problematica che ci sia, perché da chi soprattutto, cioè io comunque ho vissuto gli anni 80 e gli anni 90 e non possiamo dimenticare i morti che ci sono stati per l'eroina. Cioè l'eroina è una sostanza che comunque ha delle peculiarità che sono molto differenti da altre, perché purtroppo è una sostanza che quando tu immetti nel tuo corpo sostituisce automaticamente neurotrasmettitori, endorfine che tu produci normalmente e nell'arco di una settimana sei già dipendente. La forte dipendenza è il problema dell'eroina, non tanto il fatto che sia una sostanza psicotropa che può cambiare, che può piacerti, eccetera. Il problema è proprio il fatto che all'interno del tuo corpo è così invasiva che hai delle grossissime difficoltà a controllare l'utilizzo. Questo è il punto, ecco perché l'eroina è stata stigmatizzata alle fine degli anni 80 e 90, perché comunque si contavano i morti. E poi adesso non voglio aprire il discorso del perché l'eroina è stata immessa nel mercato, e questo è un altro discorso che è più politico, economico, eccetera, e di controllo sociale e quant'altro. Però purtroppo, cioè, è effettivamente una sostanza molto difficile da trattare. Quindi comunque la stigmatizzazione è giusto che ci sia ancora all'interno degli spazi anche liberati e alternativi e libertari e quant'altro, perché comunque va presa con le pinze. Scusate se dico questo, perché insomma, un po' di esperienze tutti noi ne abbiamo fatte, Io, ne abbiamo. se posso puntualizzare, la stigmatizzazione può anche andar bene in alcuni contesti come il rave o come gli spazi sociali, però che intendiamo per stigmatizzazione? Intendiamo se hai necessità di fare certe cose, ti prego, cioè allontanati, fai la tua cosa e poi torna alla festa, per esempio, non andare con le spruzze sotto cassa. Per dire, no? Cioè, allora, cioè, ma, cioè, Ancora anche con la banalmente. chetamina le hanno fa, anche con la Però chetamina. il discorso, no, il discorso secondo me è un po' più complesso, per quanto diciamo mi ritrovo nelle tue parole, ma sull'eroina, secondo me il lavoro da fare non è, cioè, la stigmatizzazione, no, bisogna spiegarla. Cioè, anche all'interno degli spazi culturali, dei centri sociali, no, Ho eccetera. usato la parola sbagliata, hai ragione, la La parola non va gente bene. è semplicemente ignorante, cioè non sa, ha paura, non ha esperienza, cioè, capito, la paura, l'ignoranza insieme sono una brutta bestia, per cui poi uno tende a non capire determinati. Allora, proprio ieri leggevo una cosa bellissima, uno script di un'amica, in cui si parlava proprio di questa cosa interessante che io. Mi permetto di parlare per prima persona perché ho avuto esperienza. Cioè, un tossico di eroina non diventa un pazzo figlio di puttana se era una bella, brava persona prima. Cioè, questa roba non accade, cioè, non tira fuori una bestia in te l'eroina, anzi, in genere mette a tacere un sacco di violenza. Per cui, in realtà, molte idee che ci si fa sul conto dell'eroina sono sbagliate. Altra idea, cioè, al netto delle morti che nominavi tu. Quella che è un tossico che ne so, da 10 anni è tossico, non ne uscirà mai, ma quando mai? Cioè, nel senso, ne esci, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di esempi, anzi, cioè, le ultimi studi anche sulla riduzione del danno spiegano che quasi tutti ce la fanno a uscirne. Il problema è, innanzitutto, avere gli strumenti di riduzione del danno, tipo, banalmente, siringhe gratis ogni giorno per potersi fare 10 anni senza prendersi certe malattie. Base della riduzione del danno. E poi la cosa importante che bisogna spiegare alle persone è che per poter uscire, cioè chi io conosco, cioè per poter uscire dopo tanti anni bisogna avere una base forte, culturale e emozionale alle spalle. Cioè, nel senso, se tu non ce l'hai avuta perché hai iniziato a 12 anni, venivi da una famiglia che non ne parliamo e non hai incontrato un amico che ti ha spiegato delle cose importanti, non sei capitato nei giri giusti, bisogna fornire alle persone delle basi che siano quello che manca per poter poi fare il salto indietro, perché la dipendenza fisica, come dici tu, dell'eroina è particolarmente forte, no? Per cui poi
è mentale, cioè per cui poi per fare quel salto non bisogna avere il deserto alle spalle. Per questo il tabù non va bene, lo stigma in sé è sbagliato, ma avere più consapevolezza, accompagnare e aiutare chi non ha avuto gli strumenti per poter dire voglio tornare come ero prima, bella storia la vita prima di questo casino, banalmente. Sì, No, ma infatti io. usavo stigma per rispondere a quella persona che ha fatto la domanda. Cioè, ho voluto spiegare Sì, no, ho perché capito, ho capito. chiaramente storicamente è stata bandita. In realtà c'è sempre stata e quindi comunque è sempre stato problematica proprio perché crea delle grosse contraddizioni all'interno degli spazi, proprio perché, ripeto, insisto, è una sostanza molto insidiosa, molto difficile da gestire, ma nessuno vuole dire che, cioè, quello che voglio dire, non, ad esempio, non è che l'eroina è meglio o peggio dell'alcol, non è meglio o peggio della dipendenza da nicotina, non è meglio o peggio della dipendenza del sesso, capisci? Cioè, No, comunque, che in non va realtà. sdoganato però l'utilizzo, cioè in quel Esattamente, senso, esatto. intendevo, In sì. realtà sono d'accordo, bisogna migliorare sicuramente l'approccio e la conoscenza della sostanza, perché hai ragione tu, nel momento stesso in cui non sembra che all'epoca non se ne poteva parlare, però esisteva, c'era, era diffusa, molti compagni stavano anche dipendenti e comunque ci siamo passati tutti quanti da queste cose qua, perché comunque, cioè, esisteva, era intorno a noi. E di conseguenza il fatto che era stigmatizzata non ci ha consentito di approfondire la Esatto, conoscenza e di sviluppare gli strumenti per poterla affrontare. Questo è il discorso. Quindi su questo sono d'accordo. Cioè, bisogna fare ancora un passetto avanti. Qualcosa è stato fatto, ma bisogna ancora continuare. Va bene? sì, io penso che comunque ogni sostanza debba essere vista un po' attraverso il triangolo drugs, setting, cioè è molto importante comunque. Sì, è vero, l'eroina è pericolosa, ha un livello di dipendenza alto, però bisogna anche vedere la persona e quello che ha dentro, le problematiche che si porta dentro, ma soprattutto il contesto. Il contesto è importante. Io credo che l'eroina sia stata stigmatizzata perché quando è nato il movimento delle feste c'era proprio questa problematica dell'eroina, ma come spiegavo anch'io, è una sostanza come la cocaina e la chetamina che riportano all'io. Il rave invece era un qualcosa che cercava di produrre un noi, cioè cercava il noi il rave, quindi le sostanze che erano accettate erano praticamente MD, pastiglie, anfetamine, acidi, micropunte. Le altre non erano viste bene, infatti un qualcosa che non andava più nel movimento avvenne quando le persone si iniziarono a fare proprio le pere di chetamina, che dici, ma com'è possibile? Cioè, dovevamo stare tutti davanti alle casse, siamo stati tutti davanti, dentro un furgone anestetizzati di pere di chetamina. Lì c'è stato proprio qualcosa che non andava, non andava, ma non andava nel contesto, non andava nel contesto, non riusciva più a comunicare, c'era qualcosa di sbagliato, e infatti prese piede questo tipo di consumo. Poi sì, è un movimento libertario, però c'è sempre stata un po'. Io ultimamente comunque vedo anche un'apertura verso il mondo omosessuale, la transessualità, le donne. Una volta c'erano tanti maschi e basta, le donne non c'erano. Quindi per me è molto, molto più bello adesso, perché è molto più aperta e molto più libera, almeno tu, Anna. Ce lo puoi dire da una delle poche DJ donne, come era stare lì in quel periodo, non lo so. Ma no, vabbè, ma insomma, io sono una privilegiata, perché comunque essendo, come dire, una pioniera, mettiamo così, anche se questo termine non è che mi piace molto, però essendo una delle prime all'interno di quell'ambiente che ha cominciato a prendere delle responsabilità di tipo organizzativo prima e poi comunque col fatto che ho cominciato a suonare anche di organizzazione, cioè di gestione della console. Comunque vivevo un momento diverso perché in qualche maniera ero rispettata, ero considerata e quindi è un po' diverso. Credo che nella fase successiva, quando hanno iniziato a entrare anche altre donne a partecipare, eccetera, forse lì
In quel caso ci possono essere stati anche dei casi, cioè si sono registrati di fatto dei casi di sessismo. Anche a me ogni tanto mi capitava che qualcuno faceva qualche battuta un po' così, o che magari era un po' irritato perché non voleva che ci fosse la donna in console a gestirlo, ma sono stati episodi molto marginali. Ripeto, proprio perché quando tu cominci qualcosa che non c'è, è un po' diverso che poi si possano sviluppare, ecco, degli ostracismi così radicali. Quando poi invece, giustamente, molte donne hanno iniziato a organizzare, a mettere mano ai piatti e tutto quanto, allora lì la questione è diventata forse un pochino più, come dire, lì si è vista la differenza, cioè si è visto che è un ambiente prettamente maschile, le donne sono poche, è così che succede. Quindi comunque lì si è visto comunque che ogni tanto qualcuno probabilmente doveva anche un po' così, con atteggiamenti anche un po' da coatto, dimostrare che lui è più bravo perché magari le donne non sono brave o cose del genere. Ecco, allora lì sono iniziate a uscire delle cose, tant'è vero che sono polemiche che ancora esistono. Perché poi lo vedete anche voi, quando una donna DJ inizia a diventare famosa, è famosa, fa numeri e tutto quanto. Ci sono delle battute che sono sessiste perché si guarda l'aspetto esteriore, si guarda se è carina, se è brutta, se ha gli attributi, se è brava, se non è brava. Comunque si è sempre molto, molto, come dire, pignoli nel guardare quello che fa una donna. Ecco, questo adesso come dire, lo respiro di più che in passato. In passato si guardavano meno queste cose, adesso si guardano di più. E quindi comunque le donne, anche quelle più giovani, ma non solo, si trovano costrette a dover, è come se in qualche modo la competenza, che è una, come dire, è una cosa maschile, o la tecnica è una cosa maschile, tu devi dimostrare che devi essere come un uomo. Invece a me personalmente non mi interessano tutte queste cose, però ripeto, magari sono anche preparata, sono anche più robusta, nel senso nella mia esperienza, e quindi io me ne frego. Però mi rendo conto che per una giovane, una ragazza di 20 anni, di 25 anni, che comincia ad approcciarsi a questo mondo, deve stare sempre molto attenta a quello che fa, a quello che dice, a come si pone, eccetera. Quindi la battuta sessista ho notato che è molto più facile adesso che in passato. Stranamente è così. Perché le donne adesso, siccome iniziano a essere di più di una volta, vengono viste un po' come una minaccia da parte di un certo ambiente, di una certa elite, soprattutto l'elite dell'elettronica maschile etero. Perché poi io ho avuto la fortuna di lavorare all'interno invece della scena queer, e comunque è già diverso, è molto diverso. C'è molta più sensibilità perché comunque stiamo tutti insieme. Ci sta comunque l'espressione dei diritti LGBT, eccetera, comunque si dà, come dire, spazio anche alle minoranze etniche, come giusto che sia, perché siamo in Europa e le minoranze etniche ci stanno, e quindi anche un po' sulla scia degli americani cerchiamo in qualche maniera di creare, ecco, degli spazi aperti, sociali, per tutti, che siano liberi, che siano protetti, che dove non ci siano atteggiamenti omofobi e soprattutto, soprattutto non sessisti, ecco. Però mi rendo conto che io lo vedo, soprattutto perché social network sviluppa anche questa cosa degli haters, ci sono veramente, ancora dobbiamo fare tantissimo. Dobbiamo sempre stare in allerta, come si dice, capito? Non è, il linguaggio ancora va cambiato tanto. Ok, Certo. basta. Molto bene, molto bene. Allora direi se volete dire ancora due parole di conclusione di questo interessantissimo webinar. Devo ammettere che io ho imparato un sacco di cose, mi è piaciuto un sacco riscoprire un sacco di cose tramite le vostre esperienze. E niente, allora vi lascio salutare e dire ancora qualcosa se volete e poi. Io sono qui e chiudiamo la stanza. Ciao, ciao, buona serata. Va bene, grazie, ciao. Grazie, Ciao, grazie ciao. mille, ciao a voi. Io ho letto che l'ultimo commento era ci vorrebbe uno stigma sulla bamba, ma l'avevamo già detto. Avevamo già detto Anch'io. che, cioè, nel senso, io mi diverto ogni tanto, soprattutto alle presentazioni del New World, a far notare come
No, cioè, la bamba che poi ha preso molto piede, ripeto, non nei rave, ma ovunque, sotto Sì, però casa. è 20 anni, che esiste sta bamba, Non bella. so. Sì, però per esempio il rave, io, cioè, per quello che ho potuto vedere, quando è arrivata veramente nei primi anni 2000, erano direttamente le roccette di crack, no? Quindi poi da là evidentemente si è capito che bisognava fare un attimino un passo indietro, però mi fa ridere perché mi pare che sia forse stato durante una presentazione insieme a Vanni Santoni che lui diceva: ma la bamba serve se devi spostare il camion e stai fuori, no? Cioè, per stare lucidi. Non per andare a un rave ed entrare in trance, è l'opposto della trance, cioè quindi primo e secondo, cioè prendevamo sostanze LSD, MD, anfetamine, Sono questo e le droghe dell'io, quell'altro, come dice Massimo. fatte da, se non amici, gente, conoscenti in Olanda, in quel posto, in quell'altro, cioè non alimentiamo il narcotraffico con la bamba e l'eroina, cioè sono delle robe proprio, no. Ma poi soprattutto l'utilizzo scraccato, chiuso in furgone, era come quando ti facevi le bere di chetamina, cioè, poi a un certo punto stai lì, la festa va avanti e tu stai lì solo a fumare, ma puoi fumare anche uno Però spazzolino per ripeto, quello muocare. è lo stesso discorso della chetamina, che poi il problema della chetamina liquida è comunque rientrato all'interno dei party, cioè Speriamo che questo rientri. sono delle modalità con cui il problema è la gestione singola di quella persona che con quella sostanza, magari la chetamina all'epoca, no? Uno si innamora, il nuovo, uno magari gli piacevano già gli psichedelici, scopre la chetamina, si innamora, incomincia, no? A usarla in maniera smodata, cioè per cui si tratta sempre di quel discorso che ognuno con se stesso deve fare sull'autoregolazione, no? E su quello che è la riduzione del danno. L'educazione. In quanto agente esterno può portare per educare le persone a comprendere l'importanza dell'autoregolazione, del counseling, cioè quindi dire, nah, vediamoci una volta al mese, mi racconti come va l'esperienza, cioè banalmente, cioè, che sono le cose poi veramente importanti. Se Ma una persona ha infatti, bisogno di questi sostegni che sono fondamentali. secondo me dovremmo cambiare, anziché riduzione del danno, dovremmo chiamarla educazione del danno. Sì. Sarebbe Mi buono. pare che a un certo punto si chiamasse educazione a rischio, che fosse tradotta O come anche educazione a educazione a rischio. rischio. Educazione del danno, però educazione del danno mi piace di più. Educazione a piacere. Certo, chiaro, sì. Cerchiamo a Esatto, educazione al piacere, ma comunque piacere via sarebbe piacere condividiamolo ottimale. sto piacere. Ottimale. Cioè, cioè, già siamo molto individualisti, io infatti sono Esatto. sempre stato per queste cose di condivisione, per le sostanze che ti aprono, non che ti chiudono dentro un furgone, No, ecco, o ti chiudono dentro te ma quella è una stesso. sconfitta, quella è proprio così, eh? Quella è proprio così, Cioè, è sconfitta. bello condividere, è bello aprirsi, è bello mettersi in gioco con tutte le cose negative che abbiamo, perché tante volte uno Certo. dice: mi apro, Servono proprio ti anche a ritrova lì in quello. questo contesto. E deve vivere una libertà che non ha mai vissuto, ma vivila con la paura, ma vivila però, perché è importante, secondo me, conquistarsi questi spazi di libertà di condivisione. Siamo già sempre chiusi dentro di noi, liberiamoci. Va bene, d'accordo, ci proveremo. Grande. Vabbè. Ok, grazie di nuovo e niente, buon lavoro, Grazie anche buone da cose, parte mia. buon tutto. A Grazie presto, Bolena, ciao grazie Max. ciao. Grazie Tobia, grazie Anna, Ciao Max, ciao. grazie Ilaria. Ciao, grazie Ilaria, ciao, ciao, grazie Grazie Ilaria. Ciao.